Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. 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 Consueto appuntamento del lunedì sera. Siamo qui. Con un pareggio di Napoli Inter. Abbiamo un problema di bicchiere. Ecco, com'è? Mezzo pieno, sì, mezzo vuoto? Mezzo pieno e mezzo vuoto, bisogna alcuni che... Alcuni sono soddisfatti, altri meno. Lo capiremo. Questo pareggio ha fatto bene, sì, al Milan, però insomma c'è un po' di amaro in bocca, però intanto lo capiremo, ne parleremo insieme a tutti i nostri ospiti qui stasera del bello del calcio. E quindi alla mia destra, Adriano Bacconi! E Ciccio Malaugia! E con l'aiuto di Michele in console, le meravigliose ragazze, la mia sinistra, Giulio Sabelli e Alessandro Bolide. Ale, vieni un po' qui da me, vieni un po' qui da me, per favore. Vieni qui a centro. Metti in mezzo. Che c'è? Adesso è il momento importante di Energas con Rita, quindi faccio anche da valletto il momento di Energas. Wow, prima Energas, Rita, buonasera. Che emozione stasera, è una presentazione proprio... Si entra i sic, si mette i gatti. Vai Rita. Energas. E intanto, a proposito di sponsor, andiamo a presentare tutti i nostri sponsor. Quindi Giuseppe Zannone, capelli a testa alta. Buonasera Monica. Ma poi che gran piacere, c'è Sony Albano finalmente, quindi Albano con le sue meravigliose scarpe. Dall'altra parte invece, buonasera, cambia la bolletta, buonasera Armando, cambia la bolletta.it, bollette alla mano, ma non solo, grandi finanziamenti con Saggi Finfinanziamenti, buonasera Alessandro Sagginario. E poi il mondo farina, Euronix Gruppo Tufano, c'è Gennaro alle mie spalle che non lo facciamo parlare o no? Prima o dopo. È pensieroso poi Gennaro. Pensavo fosse uno spot per una dieta dimagrante, prima e dopo. Dove il dopo? Durante mangio, capito? Durante quello è Neapit, il dimagrimento, il relax, grazie. Prego. Così abbiamo salutato anche i founder. È gelosa, quindi sta cercando di... comunque, che c'è? Perché questo cartello, caro Massimo, caro Claudio, perché alla fine le notizie che circolano a Napoli hanno sempre un prima e dopo, qualsiasi cosa. Infatti si è parlato di Anghissà e Koulibaly, tutti, appena si va a Anghissà e Koulibaly, prima era ma quando vengono all'Africa, ma quando tornano all'Africa, il dopo, ma quando se ne vanno in Africa, ma quando se ne vanno in Africa, quindi cambia proprio tutto. Anche su Mertens, che è entrato all'84esimo, Mertens, diciamo che prima di questa cosa, Mertens diceva no, comunque Lorenzo ha fatto una scelta importante, sì, di vita, io resto qui, ci ho fatto anche tirare il rigore, io resto qui, ho chiesto anche al presidente di mettere sotto contratto me e anche mio figlio. Dopo ha detto allora in Zinzigne, ma ci sai che ho quasi ingannato pure per me, una casetta, una villetta, che mi hanno contratto pure un mio figlio, quindi cambia tutto. Per si cambia finire, facilmente. Altobelli su Osimhen, prima, se questo è l'Osimhen che volete, ve lo tenete, dopo, se questo è l'Osimhen che volete, ve lo tenete, non cagni mai, ha sempre lo stesso pensiero. Coerente. E io mi vado a riaccomodare vicino a un campione del mondo. Alessandro Bolide! E allora, andiamo dall'igiene Urban Evolution, subito dopo sono pronti dietro le quinte due sgabelli, quindi avremo qui al centro, ve lo dico già, c'è Maurizio Pistocchi, che ormai è colonna del velo del calcio, è il nostro super ospite di questa sera. L'igiene Urban Evolution, ci vediamo qui al velo del calcio, 30 secondi eh? Ci sono, la porta si sta per aprire con Maurizio Pistocchi! Ciao Maurizio. Ciao. Questo è il tuo posto. Tu vieni direttamente con lo sgabello. Ma io credevo fosse di Claudia lo sgabello. No. I tempi belli. C'era sì. La parietta sullo sgabello. Vai, siedi sullo sgabello, i tempi sono cambiati, poi sei sulla parità di sesso, insomma. Ecco, e quindi è giusto che ci sia così. Vuoi anche tu avere no? Poi, puoi accavallare anche tu le gambe. Dall'altra parte. Con il cuore pieno di gioia siamo qui al bello del calcio per chiamare lui, Gianluca Di Marzio. Ciao Gianluca, prego. Ciao Gianluca. Allora Gianluca, io innanzitutto ti devo ringraziare personalmente e ti dico che quella lì era la sedia del tuo papà, che
che ci manca tanto. La lasciamo a te questa sera. Ci stanno scrivendo in tantissimi, lo sai perché sul mio Instagram tanti tifosi hanno, hanno scritto che gli manca, gli mancano il tuo papà, gli manca il tuo papà, manca a tutti noi. E noi abbiamo una foto con il tuo papà, l'abbiamo già detto nelle scorse puntate, lo nominiamo sempre. Per noi in realtà c'è sempre, lui è sempre qui con noi, perché continuiamo a dire le sue frasi, la trappola, continuiamo a sorridere di quello che a lui faceva tanto sorridere alle cene. Quindi ti abbracciamo e davvero grazie per essere grazie, con noi. Grazie veramente di essere qui con noi. Io ringrazio... Ringrazio voi, sai quanto ci tenessi a venire almeno una volta per ringraziare non solo lo staff ma tutti quelli che gli hanno manifestato grande affetto e stima per quello che ha fatto in campo ma anche per quello che ha fatto qui da voi. E quindi tanti telespettatori, tanti suoi concittadini che ci hanno dimostrato, ci hanno aiutato, lo dico anche a mia mamma che ci sta seguendo. Ecco, un bacio a tutti. Ci hanno aiutato in questo momento sicuramente molto, molto triste. Forse non è un caso che oggi io sia qui nel giorno di San Valentino, perché papà era innamorato di Napoli e Napoli è sempre stata innamorata di papà. E quindi ci vedo anche in questa giornata speciale una sua mano. Sono arrivati tanti doni, c'è Aurelio Baiano che intanto che viene al centro, c'è un cadeau, un regalo che doveva una trappola essere, una trappola esatto del tuo papà e quindi noi lo consegniamo a te. Grazie. Aurelio, aspetta, ti do il microfono. Buonasera, allora questo è un orologio dedicato alle leggende del Napoli, che è un'associazione creata da Angelo Rossi. Papà fa parte proprio di diritto tra le leggende del Napoli, è dietro personalizzato Gianni Di Marzio. Volevamo lo metterò nella sua bacheca. Bravo. Era destinato a lui. Grazie. Poi non c'è stata la decisione. Grazie Aurelio Baiano. Grazie. E allora facciamo così, Max, andiamo un attimo in pubblicità. Esattamente, poi siamo pronti per le nostre domande con Maurizio Pistocchi e Gianluca Di Marzio. Tra poco, Tufano, torniamo subito qui, eh? E allora? Siamo ritornati qui. E allora, al centro, Maurizio Pistocchi, Gianluca Di Marzio. Ci sarà un momento meraviglioso che noi non possiamo iniziare senza la sigla, perché anche questo momento ha la sua sigla. Sigla, ci mancherebbe, esatto. Vediamola subito in grafica. Ecco. Il bello del calcio, brother, hai capito? Non male, divertente. Ci siamo, forza a mettere uno contro l'altro. Ecco, no, vabbè, non sono. Siete, no, vediamo, magari sarete, avete la stessa, esatto, idea, no? Avete la stessa idea sulla si stessa. Si può nella stessa idea. Sì, assolutamente. La stessa idea, ma si possono avere anche idee diverse. E soprattutto c'è un ospite lì, che è Spillo Altobelli, che farà l'arbitro. Cioè, non è che assegnerà proprio i voti, però la tua idea se è più vicina a quella di Pistocchi o a quella, ecco, di Di Marzio. Con Di Marzio Spillo, ricordati quando facevo il giornalista e tu eri a Padova, quindi ci conosciamo da tantissimi anni. Gli davi le notizie? Sì, già. Ma non puoi corrompere in qualche modo. Vabbè, da qualcuno l'ho preso, no? No, sì, sì. E ti ho lasciato anche il posto al tuo grande papà. Che c'è, Adriano? Allora, ma noi non possiamo votare. Guardate, no. Cioè, che democrazia è questa? Scusa. Poi la prossima volta. Noi contestiamo quello che lui contesterà a loro. Ok. Va bene. Siamo va bene. Pronti con le super domande del bello del calcio. Iniziamo dalla prima. Pronto Gianluca, pronto Maurizio. La prima domanda del bello del calcio di questa sera, subito dopo Napoli Inter, vi è piaciuta questa partita? Inizia Maurizio. No, ospite per primo. Chi inizia? Allora facciamo una a una. Ci è piaciuta in che senso? Cioè, non è una che domanda. Cioè, bella partita, sì. Per esempio, tra Atalanta, Juve e Napoli Inter. È piaciuta più Napoli Inter? 30 secondi per te. No, mi è piaciuta Napoli Inter, assolutamente sì. Mi è piaciuto molto il Napoli. Non so se vado controcorrente, però mi è piaciuto molto il Napoli e credo che avrebbe meritato anche qualcosa in più. Le occasioni migliori alla fine le ha avute il Napoli. Ok. Maurizio, per te.
primo tempo molto meglio il Napoli, che ha avuto più occasioni, e l'Inter è stata salvata anche da una bellissima parata di piede di Handanovic, oltre che dal palo per Zielinski. Secondo tempo è cresciuta l'Inter, quindi direi bella partita, equilibrata, un tempo per uno. Okay. Vabbè, qui hanno fatto 0-0, quindi... Comunque, cioè, non dire che la partita... Mi stocchi. Prima. Subito. A prescindere. Bene. A vedere, quindi? Di là, in telecamera. Pistocchi. Hai una per Pistocchi. Meno male che sei cresciuto. La seconda domanda inizia a questo punto, Maurizio Pistocchi. Sì. Ok, vediamo la seconda domanda. L'Inter si è dimostrata più squadra da scudetto, Maurizio? Ma direi che in base alle occasioni create il Napoli ha fatto di più. L'Inter ha pareggiato su un gol abbastanza casuale, una palla di testa di Dzeko deviata due volte dai difensori del Napoli, però nel secondo tempo la crescita dell'Inter dal punto di vista fisico, ma anche come idea di calcio, cioè un pressing più alto, una squadra che si è portata in avanti, ha fatto capire che questa è strutturalmente la squadra più forte del campionato, l'avversario da battere. 30 secondi per te, Gianluca. Sì, si è dimostrata squadra scudetto, anche perché è la squadra campione d'Italia, quindi non mi ha stupito sinceramente la sua solidità. E quando non perdi partite come quella del San Paolo con un Napoli che ti ha messo in difficoltà per larghi tratti della gara, ti confermi sicuramente squadra da scudetto, anche più del Napoli. Spillo in telecamera. Pareggio. Tutti e due. Spiegate a Toffelli, è quello che si mette da fuori, quello di dentro. No, dice pareggio. Pareggio. E quindi niente. È ancora uno per Maurizio Pistocchi e poi l'altra insieme. Vediamo domanda numero 3. Il secondo tempo del Napoli, paura o scarsa personalità? Gianluca? Nessuna delle due, secondo me. È venuta fuori l'Inter che ha una struttura, come dicevamo, molto, molto solida, più abituata sicuramente rispetto al Napoli a stare in una posizione di classifica così alta, ma non ho visto né paura e non ho visto neanche scarsa personalità. Credo sia stato un merito dell'Inter, a volte bisogna dare anche meriti all'avversario, non sempre ci devono essere dei demeriti di chi si fa recuperare, a volte anche dei meriti di chi riesce a recuperare la partita. Poi i napoletani hanno in mente l'ultima partita dello scorso campionato che ha costato la Champions e quindi quella paura per questo. Quello è diverso, quello è il braccino corto contro il Verona, già salvo, è un avversario anche diverso rispetto all'Inter. Maurizio Pistocchi, 30 secondi per te. Secondo me il Napoli ha speso molto nel primo tempo perché ha dovuto correre tanto per sopravanzare l'Inter sul piano del gioco, anche ha fatto delle cose diverse Spalletti rispetto alle partite precedenti, per esempio i due esterni stavano molto dentro al campo e andavano a chiudere sui difensori dell'Inter che cercavano di costruire dal basso, Zielinski marcava a uomo praticamente Brozovic, la squadra ha speso molto, nel secondo tempo aveva finito la benzina ed è venuta fuori l'Inter che ha una fisicità e una personalità importanti. Okay. Andiamo con la quarta domanda. Aspetta, dove vuoi sapere, proprio non ti interessa l'idea. Sì, ma perché tanto fa 0-0 no. Di Marzio. No, Di Marzio. Okay. Ah, quindi vanno, tu l'ho detto e fa 0-0. Puoi anche parlare, Spillo, Puoi anche parlare, dico. Ah, cioè, no, nel senso. Non puoi motivare la coscienza. Grazie. Puoi motivare la coscienza. Ne approfitterò allora. Okay. Ne approfitterò. Sì. Allora, andiamo alla quarta. Ciccio può parlare al posto di Spillo e giustificare la sua scelta. Volendo. Quarta domanda. Le vostre... Il ventriloquo c'è già stato, però. Le vostre prime quattro squadre al termine della stagione. Maurizio, vai. Quali in sono? Ordine, in ordine. In ordine d'apparizione, no, in ordine di classifica. Inter, Napoli, Atalanta e la quarta o Juve o Milan. E tu che dici invece? Inter Milan Napoli Juventus. Inter Milan Napoli Juventus. Con chi stai? Mi dispiace, hai sballato. Di Marzio, volta di Marzio, eccolo. Vediamo. Qua. 2-1, passi in vantaggio di Marzio, scatto sulla fascia, cross al centro e gol di testa. Vai. E ancora, vediamo la quinta domanda, da ora chi avrà il calendario migliore? Gianluca? L'Inter sicuramente ha superato il ciclo terribile perché ha affrontato praticamente tutte le concorrenti dirette in pochi giorni, quindi dovendolo paragonare al calendario delle altre, sicuramente l'Inter. Maurizio, per te?
L'Inter ha sicuramente il calendario migliore, però non bisogna trascurare il fatto che quando vai a giocare contro delle squadre che si giocano qualcosa di importante, queste squadre mettono qualcosa in più rispetto a quello che mettono delle squadre che magari sono tranquille. Quindi dico Inter, ma ripeto, con questa percentuale di difficoltà che presentano le squadre che, ripeto, hanno qualcosa da giocarsi in più. Lottano per salvarsi. Prendo in prestito 5 secondi da Maurizio per dire che l'unico vantaggio che può avere il Milan rispetto alle altre è non avere le coppe. Quindi comunque non giocare partite infrasettimanali come quelle che avranno difficili Juve, Napoli e Inter può essere alla lunga anche un vantaggio. Era un pari, però questa giunta mi ha fatto 3-1. Andiamo alla sesta domanda. Quei minuti, quei secondi anzi rubati erano proprio la sesta domanda. Senza Europa, Europa. Milan favorito rispetto a Napoli ed Inter, Maurizio? Beh, sicuramente le partite in più sono un peso in un momento cruciale della stagione, con delle partite da recuperare. L'Inter deve recuperare anche la partita col Bologna. Proprio oggi la Commissione d'Appello, la Corte d'Appello federale ha stabilito che la partita si deve giocare, quindi non ha accettato il ricorso dell'Inter. Molte volte però le coppe europee ti danno delle motivazioni in più. Io mi ricordo quando Sacchi diceva che le partite complicate erano quelle prima della Champions, non quelle dopo, perché vinci in Champions, hai delle motivazioni, dei valori più alti. No, non lo so se è favorito, ma come dicevo prima è sicuramente un vantaggio importante. Alla lunga credo che l'Inter abbia ancora qualcosina in più rispetto al Milan, però è vero che l'entusiasmo, la spensieratezza che ha il Milan in questi giorni, in queste partite, potrebbe alla lunga anche poi rivelarsi un'arma vincente. Spillo per te? Pari. Mantengo il vantaggio però. Posso fare un inciso su Inter, Bologna, certo. Inter, se decidessero a giocarla, cioè non la portassero a fine stagione, perché stiamo falsando il campionato. Falserebbe il campionato, giusto? È vero, giustissimo. Certo. Domanda numero 7, la mia, Max. Sì. C'è compatibilità tra voler vincere e ridurre gli ingaggi di un club? Gianluca, c'è compatibilità tra voler vincere e ridurre gli ingaggi di un club? Ma in realtà non dovrebbe esserci compatibilità, però non è detto nemmeno che spendendo tanto tu riesca poi a vincere, soprattutto a livello internazionale. A livello nazionale, quindi diciamo Premier, Liga, Ligan e Serie A, se spendi di più, se hai degli ingaggi più importanti, sicuramente hai dei giocatori più forti. Una bella stretta economica dato De Laurentiis. Sì, non è stato comunque l'unico. L'Inter ha venduto Lukaku, Hakimi, ha lasciato andare via Conte pagandogli addirittura una buona uscita, e il Milan ha lasciato andare via Donnarumma e Çalhanoğlu, la Juventus ha perso Ronaldo, quindi mi pare che gli altri club abbiano avuto delle linee completamente diverse rispetto a quelle del Napoli. Maurizio. In tutto il mondo chi più spende, chi ha più soldi vince. In Inghilterra in Premier è primo il City, che è la squadra che ha il budget più ampio. In Spagna è primo il Real, che è per storia, tradizione e denaro la squadra più potente. In Francia il Paris Saint-Germain, stessi motivi. Il Bayern Monaco in Germania. L'unica eccezione finora c'è in Italia, dove la Juventus, che è la società che ha il budget più ampio, il monte ingaggi più ampio, è una rosa piena di campioni, in questo momento no. Andiamo all'ultima domanda. Niente, Spillo, proprio non ti ripetere. Ristocchi, 3-2, 3-2. Vai, Ciccio. Si potrebbe dire chi fa più debiti vince. Esatto, è corretto. Vai, considerando tutto è corretto. Ultima domanda, la domanda numero 8. Chi passerà il turno tra Barcellona e Napoli, Maurizio? Mi do un pari già, inizio a tutti e due. Così, a priori. Sta a Gianluca. Io dico Napoli, ma non perché sono qui, perché penso che il Barcellona non sia l'ultimo Barcellona visto contro il Napoli. Io c'ero, mi ricordo, una partita ancora col San Paolo pieno, l'andata con l'1-1. Il Barcellona di oggi è battibile dal Napoli, quindi credo che il Napoli abbia tutte le possibilità per passare il turno.
Maurizio, per te? Partendo da un presupposto che se fossi capace di indovinare i pronostici non sarei qui, sarei alle Barbados, ma dico che poi verrei a trovarti molto volentieri, ma dico che il Barcellona non è quello che aveva Messi, Suarez e Neymar, però è una squadra che Xavi sta ricostruendo con dei giovani molto interessanti, ha preso Traoré che è un giocatore potente, che ha fisicità, la partita è sicuramente alla portata del Napoli, però io vedo un leggero vantaggio storico del Barcellona. Del Barcellona. Qui. Fillo. Mi piace, se non è bravo a fare i pronostici. Cioè, quindi sei più vicino alle idee di Marzio. Di Marzio. Che vince 4-2. La poltrona. Che vince 4-2. Grazie Gianluca che ti sei prestato, vieni qui alla, al tuo posto, che è il posto storico del tuo papà. Grazie Maurizio Pistocchi. No, Maurizio ci aveva preso gusto, rimaneva qua. Sì, no, se vuoi stare qua con noi. Allora, prima di andare a vedere i temi del giorno alle mie spalle, ma vi faccio spazio subito. Gennaro Arpaia a Impostazione Web. Buonasera innanzitutto. Fai bravo Gennaro. Mi siete... No, faccio il bravissimo stasera, però anch'io qualcosa per ricattarvi. Detto ciò, è stata sicuramente un inizio di trasmissione divertente, però qui a Napoli c'è qualcuno che non ha sorriso nel fine settimana, perché comunque il pareggio con l'Inter qualche rimorso l'ha lasciato in giro per la città. Tra l'altro è stato un lunedì di conta per il Napoli, che ha da contare altri due infortunati in squadra, sono Politano e Stanislav Lobotka, che quindi salteranno la sfida di giovedì contro il Barcellona, squadra che è tornata stamattina in campo ad allenarsi con Luciano Spalletti. Io vi consiglio come sempre di scaricare la nostra app, il bello del calcio Fontel, per poter stare con noi tutta la serata e giocare con noi, e poi anche di iscriverci, ovviamente di iscrivere ai nostri ospiti sulla pagina Facebook il bello del calcio show. Grazie Gennaro Arpaia, andiamo a vedere le nostre buste. Andiamo, quindi a vedere le buste, anche dai. Il nostro primo tema, allora, sei Napoli-Inter soddisfatti, punto interrogativo, la barca dei desideri, quindi Napoli-Inter soddisfatti è anche il tema scelto dal nostro pubblico con il 47%, 20%, poi 33% la barca dei desideri e poi Ciro dove sei, il nostro pubblico sceglie attraverso l'app del bello del calcio Fontel, e quindi parleremo proprio di questo, lo facciamo naturalmente con la nostra clip, ascoltatela bene e poi ne parleremo qui in studio. Tra i due litiganti il terzo gode e il terzo oggi si chiama Milan. Il Napoli si incarta contro l'Inter e i rossoneri ne approfittano, ma la vetta della classifica è bella ed appassionante, così come la corsa che le tre squadre di vertice stanno mostrando ai tifosi italiani. La squadra di Spalletti è davvero squadra scudetto, saprà correre più delle rivali in queste ultime 13 tappe di campionato? E Spalletti saprà far sbocciare il fiore degli azzurri sempre troppo immaturo negli anni scorsi? Sì, l'obiettivo di inizio anno si chiamava Champions, ma la realtà oggi ti dice altro. Servirà coraggio e sacrificio e quel pizzico di lucida follia che con l'Inter forse era rimasto negli spogliatoi. E allora il grande dilemma, la grande discussione che c'è, io immagino da sabato quando l'arbitro ha fischiato la fine ad oggi, è se questa partita, no, se ha lasciato l'amaro in bocca, se va bene comunque, insomma, se il bicchiere, quel classico bicchiere, mezzo pieno o mezzo vuoto. Io comincerei da Spillo Altobelli. Alessandro, secondo te per il Napoli, in chiave Napoli, questo risultato è un risultato da prendere in maniera comunque favorevole e positiva oppure c'è del rammarico? Guarda, questa era una partita dove il Napoli doveva fare di tutto per vincerla, perché il Napoli aveva la possibilità di andare in testa alla classifica, invece ha giocato solo un tempo, il secondo tempo ha lasciato un po' a desiderare, l'Inter alla fine si è guadagnato quel risultato. Se devo essere sincero, per esempio a 10 minuti dalla fine, se io sono un allenatore che vuole vincere la partita, cerco di mettere magari qualche attaccante in più, non tolgo Osimhen, mai, se voglio cercare di vincere, perché il Napoli non deve, il Napoli ormai, io penso che nei primi 4 posti arriva, deve cercare di vincere il campionato. Per vincere il campionato doveva usare di doveva più, usare di più, sì. Adriano, non ho capito la storia di Osimhen, perché sembrava che non fosse adatto, aspetta, per il Napoli, aspetta, ora non si può sostituire. Osimhen ne parliamo dopo, adesso voglio sapere dopo.
la valutazione su questa partita. No, allora, io penso che il campionato non finisca con questo pareggio. Però scusa, la devo dire, prima di iniziare, durante la clip che avete visto, Spillo, ti raccomando, non parlare di Osimhen oppure di Mertens, perché è il secondo tema qui. Grazie Spillo. Io ne parlo. Scherzo. E spero. Ne parlo volentieri. Vogliamo parlare. Riuscite a capire. È la sua passione, è più forte di lui. È una passione proprio, Allora, Adriano, dicevi. No. Stavo parlando di Mertens. Esatto. No. Allora, come l'ha valutato tu questo risultato? Allora, stavo dicendo che il campionato non finisce con questo pareggio. L'Inter non è campione d'Italia con questo pareggio. E lascia, a mio avviso, questo pareggio aperte tutte le possibilità come prima di scendere in campo, per cui il Napoli ha cercato di vincere la partita più dell'Inter ha cercato di vincere. L'Inter ha dimostrato nel primo tempo tutte le difficoltà di questo periodo, perché è da dicembre che non vediamo la vera Inter, se vogliamo, escluso forse primi 45 minuti col Napoli, la battaglia di Bergamo, dove comunque ha fatto molta fatica a tenere testa l'Atalanta, è una squadra che negli scontri diretti ha sempre fatto fatica, e il trend dell'Inter, che quantomeno è stabile se non in decrescita, lascia spazio alle altre, lascia spazio sicuramente al Milan, ma a mio avviso lascia spazio anche al Napoli. E parlando di Barcellona-Napoli, io mi auguro che il Napoli saluti l'Europa League e si concentri sul campionato, perché ancora ce la può fare. Vabbè, questo può essere poi anche un tema che affrontiamo dopo, quando parliamo di Barcellona-Napoli. Mai caro Ciccio, sto bicchiere tu come ce l'hai? Pieno, vuoto? A me con chi rotto, ce l'hai? Si è rotto. L'hai buttato per terra. E poi devo dire la verità, il titolo che avete fatto è metà titolo, ci manca un'altra cosa. Me lo fate vedere di nuovo in grafica? Soddisfatti. Soddisfatti? Soddisfatti o rimborsati? Io avrei chiesto il rimborso. Ti dico la verità. Di tutto perché la partita non mi è piaciuta. Secondo perché sono uscito dallo stadio con un interrogativo. Ma il Napoli ha fatto veramente di tutto per poter vincere questa partita? E la risposta è no. Il Napoli non ha fatto di tutto di voler vincere una partita che era alla sua portata, perché quando per 30 minuti, 35 minuti metti sotto l'Inter, vai in vantaggio, poi ti fermi e poi non c'è una lettura sapiente della partita da parte della panchina, perché se vuoi vincere la partita a 20-25 minuti dalla fine ti devi fare cambi, ma non puoi togliere il centravanti, l'unico che dà fastidio all'Inter, ma ne devi mettere un altro vicino, non puoi mettere un difensore al posto di un centrocampista, e soprattutto l'immagine che ha dato il Napoli di sé, cioè della partita da pareggiare con la paura di vincere, è stata quella punizione di un as tirata all'indietro invece che messa in mezzo all'area di rigore. Scusami, solo perché mi scordo, ho fatto di età, non vedo. Ma pure a me capita. E a quel punto non dico l'allenatore, ma se fossi stato il capitano del Napoli sarei andato da un as e l'avrei invitato a uscire dal campo. Spalletti gliel'ha detto proprio, ha detto ma che fai? Un as è venuto dalla Coppa d'Africa, tutto sbandato, si è girato, ha detto non ti preoccupare, tanto mi ci siamo mai supplementari, si è proprio sbagliato proprio, non sai, questa è in Coppa d'Africa, no, quello è stato un errore, capito? Caro Ciccio, quello che la tua analisi mi fa venire in mente, quello che mi ha detto un mio amico napoletano mentre venivo a Napoli. Ha detto, dice, c'è un detto a Napoli, dice, chi non tiene coraggio non se cocca che è femmine belle. Giusto, ho detto bene, spero di non aver... più o meno, sì. Te lo dico io da buona napoletana, chi non tiene coraggio non se cocca che è femmina bella. Che femmine belle. Maurizio, te lo auguriamo tanto coraggio, naturalmente. No, nel senso, il tuo bicchiere com'è, mezzo pieno o mezzo vuoto? Mezzo pieno. Mezzo pieno. Mi ricordo un po' di settimane fa quando in tanti avevano i dubbi sul fatto che Napoli potesse rimanere ancora in corsa per lo scudetto dopo il periodo di gennaio. Il Napoli è ancora lì, ha fatto secondo me una partita importante, perché il primo tempo le occasioni le ha avute solo in Napoli, abbiamo visto l'occasione che ha avuto, a parte il rigore su Osimhen, poi ha avuto un palo di Zielinski, una grande parata di piede di Handanovic, è una parata molto difficile perché aveva tirato sul primo palo, l'occasione di Helmas, quindi a mio modo di vedere Napoli ha fatto una partita buonissima
basto. Con le contraddizioni di una partita come questa, nel senso che era ovvio che spendendo così tanto nel primo tempo la squadra sarebbe calata nel secondo tempo. Non si poteva pensare che il Napoli corresse così tanto per 90 minuti. E infatti alla fine Spalletti ha gestito il pareggio, si è accontentato di un punto che comunque tiene le cose in stand by. Nessuno delle due squadre ha avuto un grande miglioramento, però sono tutte e due ancora lì, certo, e se diciamo la che la sconfitta ti avrebbe tolto la sconfitta fuori gli avrebbe tolto delle speranze, ma anche dell'autostima, perché, sai, infatti, il Napoli finora però ha battuto la Juve, sì, e ha pareggiato a Torino, ha battuto il Milan. Ha perso netto solamente con l'Atalanta. Con l'Atalanta è stato messo sotto e è stata una partita. No, volevo dire e altre le ha giocate. A Ciccio hai ragione. Però oggi noi possiamo parlare del rammarico perché si poteva vincere, però si è pareggiato. Cioè, tu pensa se avessi perso. La trasmissione stasera avrebbe avuto un andamento diverso, cioè l'umore che avrebbe condizionato tutti noi sarebbe stato diverso. L'allenamento è semplice. Il gioco è ancora vivo. Però ti mangi le mani perché era una partita se l'obiettivo è arrivare in Champions League. Io non sto dicendo che però. Quindi quarto posto, anche con un punto in meno, il quarto posto lo difendi. Allora giocatela, provaci. Lo so. Gianluca, lo so, chiudendo questo giro, tu che impressione hai? Perché io poi ho un'idea sull'andamento della partita. Che secondo me i gol l'hanno condizionata, il primo subito del Napoli, il primo subito dell'Inter, ha dato morale ad una e poi all'altra. Questo secondo me è un po', però magari mi sbaglio. Sarà perché sono al posto di papà, ma papà diceva sempre, non so qui, ma a casa diceva sempre, quando non si può vincere è sempre meglio non perdere. Poi magari al posto mio avrebbe detto, no, il Napoli doveva vincere la partita, attaccare, fare, però invece a casa lui diceva, quando soprattutto nell'ultimo quarto d'ora ti rendi conto che non stai cercando di vincerla, non riesci a vincerla per varie motivazioni, porta a casa comunque il pareggio. E credo che sia un ragionamento che abbia fatto anche Luciano Spalletti, perché come diceva prima Maurizio, il Napoli è pienamente in corsa per il titolo. Credo che sia stata la squadra ad aver messo più in difficoltà l'Inter nell'ultimo periodo, perché anche se Adriano diceva che l'Inter non sta attraversando un buon momento, però con il Milan per 70 minuti l'ha presa a pallonate. Poi gli ultimi 20 minuti il Milan ha avuto una reazione, nei primi 70 ha giocato solo l'Inter. Invece il Napoli è la squadra che per più tempo durante la partita ha messo in difficoltà l'Inter. Ricordiamoci anche da dove arriva il Napoli. Napoli non è arrivato neanche in Champions l'anno scorso rispetto alle squadre che sono davanti. Sì. Quindi credo che il percorso fatto dal Napoli autorizzi anche a prendere il bicchiere mezzo pieno dalla partita con l'Inter. È chiaro che adesso devi comunque stare al passo di quelle davanti e cercare di osare un po' di più. Adesso devi però andare a vincere le altre, più certo. A parte che l'Inter le ultime partite ha perso tanti punti, ma poi quando per esempio una grande come il Napoli, no? Sendo, non va a vedere per esempio l'Inter quest'anno ha vinto solo con il Napoli una partita, non ha vinto con la Juve, non ha vinto con il Milan, non ha vinto con l'Atalanta, cioè l'unica partita l'ha vinta con il Napoli. Ecco perché, eppure non sta attraversando un buon momento adesso. Questo era il momento magari di cercare di mettere capo l'Inter, perché non sta attraversando un buon momento, non sta vincendo, ha perso tanti punti, è stato recuperato dal Milan. Questa era la partita da rischiare qualcosa. Perché cioè, tu dici che non sta attraversando un buon momento? Perché ha perso il derby, ma per 70 minuti ha stradominato. Se vai a guardare, le ultime 5 partite, l'Inter ha perso. L'ha vinta facile l'Inter con la Roma. Se metti sulla bilancia le opportunità e i rischi, erano sicuramente di più i rischi in questa partita, sicuro.
Bacco, Angelo, se, testimone, se il Napoli vinceva detti, con l'Inter, cioè, l'Inter non rimaneva più. E il Napoli magari vinceva col Bologna, recupera di nuovo davanti al Napoli. Perfetto, però cioè, c'era, non il Mila, il capo. C'era Mila e Napoli. Lì, perdendo andavi capo. C'era il Mila e il Napoli. No. Cioè, no, vai a guardarti le ultime 5-6 partite dell'Inter. Ha perso un sacco di punti. Sono stato io il primo a dire che il trend dobbiamo essere felici, è quello che è. Ecco, e allora. Però è sempre l'Inter. Vabbè. È sempre la squadra più strutturata per vincere, per tutti. Allora un conto quindi, essere strutturata per vincere partita. E un conto è vincere. Perché ma in testa alla classifica da un anno e mezzo. Cioè adesso. Ma no, oggettivamente. Non sto dicendo che l'Inter non vince oppure perde lo scudetto. Io sto dicendo che era il momento era per aggredirla. Momento per gli altri di cercare di rischiare qualcosa per andare in testa. È arrivato in questa partita anche con Osimhen che ha appena recuperato, gioca con la maschera. Koulibaly che è tornato 24 ore prima. Chissà, cioè comunque i tuoi migliori giocatori non erano neanche nelle migliori condizioni. Guarda, questo va sottolineato. Guarda il caso. Guarda il caso, allora prima, prima della Coppa d'Africa eravamo tutti preoccupati per dire allora chissà, Osimhen, Koulibaly se ne vanno in Coppa d'Africa, sono andati tranquillamente a giocare la Coppa d'Africa, il Napoli ha sempre vinto. Tu dici che l'Inter quindi è in calo in questo momento, in questo ma periodo? Ma non lo dico io, lo dice Maurizio invece dice di no. Lo dicono le partite. Io guardo le prestazioni e dico col Milan per 70 minuti non c'è stata partita, come ha detto prima. Pareggiano tutti, a Bergamo ha pareggiato, con la Roma ha vinto facilmente perché ha fatto gol quando ha voluto e ha chiuso la partita. Ieri, a mio modo di vedere, il secondo tempo dell'Inter è un secondo tempo importante, è un merito del Napoli averli messi così in difficoltà nel primo tempo. Io però devo quando essere... Spalletti dice questa cosa qui, vai. Se non abbiamo l'iniziativa del gioco soffriamo, dice una cosa molto intelligente. E il Napoli nel primo tempo ha gestito perché non ne aveva più. Ma perché non ne aveva più? Ma come? Perché aveva speso tantissimo. Ma guarda che era più stanca l'Inter del Napoli. No, no. Ma come no? Se guardi le corse del secondo tempo, secondo me. Io penso sinceramente, io lo devo dire, a me Napoli-Inter non è piaciuta come partita. Cioè, se noi pensiamo che Napoli-Inter sia stata una gran partita, secondo me siamo un po' fuori strada. È stata meglio Atalanta-Juventus come partita, come emozione, come intensità. È stata una gara dove il Napoli, passata subito in vantaggio, ha avuto un grande slancio con un Inter a mio avviso in difficoltà. Il gol di Dzeko in apertura del secondo tempo ha cambiato l'umore delle due squadre. Lo so, però da qui a dire che hanno giocato bene, che l'Inter è... cioè secondo me è diverso, questo è quello che penso io. Una partita brutta con l'Atalanta in campo, che è una squadra comunque che trasmette grande intensità. Si affrontano le due migliori difese, come si affrontano le due migliori difese del campionato, è più difficile vedere una partita. Bravo. E non ricordo neanche tante squadre che hanno creato 3-4 palle gol contro l'Inter. Sinceramente, no, perché alla fine le palle gol del Napoli sono rigore, palo di Zielinski, l'occasione di Osimhen parata di piedi di Handanovic e l'occasione di Elmas, grande parata di Handanovic. Fammi sentire Ciccio su questo, perché continuiamo sul bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, ma soprattutto anche su quelle che sono le scelte. No, che non ti hanno convinto di Spalletti. Intanto non riesco a convincermi che sia stata una bella partita e che non sia stata invece un'occasione perduta da parte del Napoli. Poi le scelte. Sentiamo a casa. Dico, pure se, che le pensano, se vuoi, no? Se hai davvero in mente di vincere la partita con un Napoli che è stanco, tu dici che era stanco, a maggior ragione devi cambiare allora. A maggior ragione devi cambiare. Devi cambiare prima. Io te lo dico subito. Osimhen, scusami, parlo di Osimhen. Non può andare via dal campo perché è l'unico che sta mettendo in difficoltà la difesa là. Perché ti dà l'alternativa del lancio lungo e sta oltretutto è marcato anche da un giocatore che non mi è sembrato in grandissima forma. Gli devi mettere quindi Mertens dietro in modo che gli dà una mano. Poi non togli un centrocampista e metti un difensore. Jesus e Zielinski, metti pure un as, però ti dico la verità. Ma diciamo che le scelte sono state più conservative. Aspetta, che sono state non molto conservative, molto solo conservative. Solo poi in panchina può sapere qual è la situazione dei giocatori in campo. Tieni conto che le scelte del Napoli erano le uniche per poter migliorare la squadra, le scelte dell'Inter non miglioravano quell'Inter. Erano scelte del Napoli che potevano migliorare quello che c'era già in campo. Tieni conto che poi le fai a 7 minuti dalla fine, quando non ha più senso farle. E oltretutto le fai anche, secondo me, dall'alto della mia ignoranza tattica,
le fai anche sbagliandole. E quindi è giustificata oggi non il rammarico, la delusione per non aver tentato di vincere la partita. E allora la madre di tutte le domande, Ciccio Marolda, è Spalletti, dove l'hai messo che era sul letto? Esatto. Spalletti sta ancora là, però sta al contrario, cioè sta faccia al muro. temevo peggio, deve essere successo. Facciamo subito un instant quiz. In questo momento chiediamo al pubblico da casa come vede il bicchiere, mezzo pieno o mezzo vuoto. Insomma, quindi instant quiz. Eccolo qui, sul bello del calcio Fontel, scaricate l'app in questo momento se non l'avete già fatto e in home troverete l'instant quiz. Gennaro, siamo pronti? Già inviata la push? È già partita la push, la troverete tra pochissimi secondi sui vostri smartphone, basta cliccare, andare nella nostra home e votare. Quindi vedete. Quanto tempo? Avete 15 minuti di tempo, fate in fretta e potete votare ovviamente alla domanda Napoli-Inter, il bicchiere per voi è mezzo pieno o mezzo vuoto? 15 minuti da ora, quindi alle 21.45 è il risultato del nostro instant. Vai Spillo! Mi sono dimenticato. Allora, stavamo parlando della partita, se il Napoli la doveva o poteva vincere o doveva fare qualche cosa in più. Certo, poi se vai a guardare la partita, se vai a guardare magari il secondo tempo, se vai a guardare i cambi, eccolo qua. Allora, il Napoli ha cambiato tutti e cinque i giocatori a offensivi. Sì. Certo, se una squadra cambia cinque giocatori offensivi, c'è qualcosa che non quadra, c'è qualcosa che non va. Certo, per esempio, certi giocatori io non li cambio mai. Perché? Perché magari giocano male, magari trovano la giocata vincente e ti fanno vincere. Cioè, a me i cinque cambi, quei cinque cambi... Non ti hanno convinto? No, non mi ha convinto. Gianluca, le scelte dell'allenatore, la primo, gestione, il primo è stato obbligato, insomma, poi si è fatto male. Cioè. No, sicuramente i sei minuti di Mertens gridano un po' vendetta, cioè comunque l'ingresso di Mertens un po' prima e magari anche insieme a Osimhen, ecco, sarebbe stata una scelta che avrei voluto vedere, avremmo voluto vedere un po' tutti, no? Poi sugli altri, cioè, è entrato anche chissà, comunque doveva entrare. Insomma, comunque la scelta che determina l'atteggiamento è la difesa a tre, cioè è One Jesus, quella diciamo un po' la scelta che ti lascia un po' così, però io non sottovaluterei il fatto che Spalletti forse ha considerato che in quelle circostanze è vero si poteva vincere, Ciccio, e qui lo chiedo a tutti quanti. Però una sconfitta avrebbe cambiato molto di più la stagione del Napoli che non il pareggio. Su questo penso possiamo essere d'accordo. Allora, scusami, io voglio dire questo, che ovviamente sono d'accordo quando si dice il Napoli ancora là, se la gioca, tutto quello che vuoi. Ma se prendi la partita soltanto e hai l'Inter nelle mani per mezz'ora e più, hai la convinzione di potercela fare, ma perché non la devi tentare? Ma perché non devi mettere gli uomini freschi? Ma perché non devi cambiare tatticamente la partita nel senso della proposizione di gioco e del tentativo di fare gol e non quello di difenderti? Lo so, visto da lontano può darsi che sia così, ma ti assicuro che vista da Napoli quella partita è stata una delusione per come è stata giocata, non per il risultato, non per il Napoli, ma per il mancato tentativo, il mancato coraggio di provare a vincere la partita. Se fosse stato Inzaghi in panchina, se avessi sbagliato i cambi, forse sarebbe stata una cosa positiva. Allora, so Adriano che tu hai preparato il raccontamento della partita, questo è in tema, vai, che ci aiuta a commentare. Yes. C'è Adriano Bacconi, è il momento di Adriano Bacconi. Concreti, partiamo. No, perché il tema no ci sta. Allora, entriamo dentro questa partita, perché se vogliamo in qualche modo sviscerare, se il Napoli ha fatto bene a un certo punto a mollare la presa e portarsi a casa questo pareggio, no, dobbiamo un po' studiarla questa partita, e noi abbiamo dei dati che ci aiutano forse a aumentare un po' la conoscenza della gara. Vediamo. Al di là di quello che tutti hanno visto con i propri occhi, allora questo ci serve a capire il problema del centrocampo. Allora, a mio avviso uno dei problemi tattici che ha avuto il Napoli rispetto alle partite precedenti, che i due centrocampisti entrambi
non hanno reso come ci si aspettava. E ci sono dei dati che lo dimostrano in maniera inequivocabile. Tempo di coinvolgimento. Cos'è il tempo di coinvolgimento? È il tempo che un giocatore ha la palla sotto il proprio dominio, cioè o perché la sta conducendo o perché la sta passando, quindi il tempo di conduzione palla più il tempo di passaggio. Ok, se guardate Fabian, che ha giocato 75 minuti, il suo tempo di coinvolgimento è stato di 2 minuti e 01, la sua media campionato sui 75 minuti è 2 e 31, cioè Fabian in questa partita, secondo me grazie all'Inter, ha perso mezzo minuto di dominio del gioco, e per il Napoli perdere il 25% di Fabian in una partita è tanta roba, perché è il giocatore più qualitativo. Ma andiamo a vedere la conduzione di Fabian. Di questo tempo di coinvolgimento di 2 minuti, quasi il 50% in conduzione. Già lui è un giocatore che tende a portare palle. In questa partita ha avuto l'11% in più di conduzione palla rispetto alla sua media. Cosa significa? Che non aveva soluzioni, non aveva la giocata, era pressato troppo. Quindi l'Inter a centrocampo, su Fabian, che è il giocatore chiave nella costruzione del gioco del Napoli, lo ha messo in difficoltà. Andiamo a vedere qua in basso Lobotka, che ci aiuta a confermare il disagio a centrocampo del Napoli. Lobotka ha un tempo di coinvolgimento medio, che è quello che cuce il gioco da basso, che tocca più di 100 palloni a partita, di 3 minuti e 08. In questa partita 1,59. Cioè stiamo dicendo che ha perso 1 minuto e 10, quasi il 30-35% del suo tempo di gioco, e il suo tempo di conduzione sul totale, conduzione più passaggio, 65%, quando il gioco è 45%. Domanda, anche nella costruzione di queste interessanti statistiche, tu hai fatto anche una differenza tra primo e secondo tempo? Ecco. No, però ce l'abbiamo di squadra e lo andiamo a vedere. Perché ecco, secondo me è quello che volevo chiedere io. Differenza. La differenza che c'era fra primo tempo e il secondo tempo. Intanto perché Fabian ha giocato solo metà al secondo tempo, quindi sì, praticamente il dato è più pertinente al primo che al secondo tempo. Ma andiamo a vedere però, i dati di squadra. E ce ne sono due molto interessanti. Marco, Spillo, il primo tempo era un Napoli, il secondo tempo un altro. Lo vediamo. Vai. Allora, partiamo dalla pressione applicata, perché secondo me qui traspare un aspetto, una scelta tecnica che ha fatto Spalletti molto importante, perché l'Inter gioca con 3 play, non gioca con Brozovic, gioca con 3 play. Il primo play è Brozovic, il secondo è Bastoni, il terzo è Dzeko, che viene a centrocampo e è il vero regista della squadra. È l'attaccante che tocca più palloni in Serie A, mediamente a partita. Mancava Bastoni, aveva 2 strade Inzaghi. Il primo, mettere D'Ambrosio o Ranocchia, cioè mettere un difensore puro. Voleva dire togliersi chi costruisce il gioco da dietro e quindi lasciare il possesso palla al Napoli. Ha deciso invece di cercare di tenere il pallone, mettendo Di Marco, che è un giocatore tecnico, forse ancora più tecnico di Bastoni, tanto che il gioco dell'Inter si è spostato in questa zona, dove di fatto poi ha dovuto per forza applicare più pressione il Napoli, che di fatto è dovuto andare in pressione esterna su Di Marco nelle uscite, perché il baricentro dell'Inter è qua, poi magari finalizza dall'altra parte, ma qua è il suo baricentro, e poi nella zona di Brozovic. I due play del e questa dell'Inter, e questa è stata una scelta vincente, perché il Napoli, che ha sempre il 65%, 70% di possesso palla, ha avuto un possesso palla inferiore a quello dell'avversario. E chi aveva Di Marco di fronte? Chi aveva qua? Aveva Politano prima e Elmas poi. Chi ha avuto? Elmas. E poi è stato richiamato più volte. Elmas aveva. Molte volte. È stato il peggiore. Durante la partita ha fatto quello che volevo. Ho sentito spesso il commentatore di DAZN dire che Spalletti richiamava Elmas di non stare largo, ma di andare dentro a stringere su Di Marco. Esatto, di non fare come gli pareva. Ma insomma, il problema qual è della costruzione dell'Inter, che mette in difficoltà, e io francamente non ho apprezzato la marcatura uomo
su Brozovic, mm-hmm. perché già era risultata una scelta sbagliata quando Pioli ha messo Kessié esatto. su Brozovic. È stata sbagliata anche questa, perché essendo Di Marco il terzo, avendo il quinto e avendo Brozovic, se il trequartista sta fisso su Brozovic, Di Marco c'ha libertà. L'hai perso è normale, Elmas doveva ballare tra il quinto e Di Marco, il quinto e Di Marco, è andato in difficoltà. Andiamo avanti a vedere l'andamento della partita, che è un dato significativo. Questo è il baricentro in fase di non possesso, quindi stiamo parlando sempre l'Inter che ha la palla e il Napoli come reagisce difendendosi, come si difende. Primo tempo e secondo tempo. Ok? Se vedete, il Napoli ha avuto un inizio prudente, poi verso il decimo minuto, dopo il gol, è esploso, si è gasato e ha fatto tutta una parte centrale del primo tempo alzando il baricentro in fase di non possesso. Poi di nuovo calato verso la fine del primo tempo, ci ha riprovato all'inizio della ripresa, la reazione dopo il gol, poi pian piano si è reso conto di non avere più le forze e ha tirato i remi in barca. Il suo baricentro è sceso continuamente per l'ultima mezz'ora della partita. E andiamo a vedere l'ultimo dato di questa disamina sull'andamento della gara, che è l'ecocardiogramma della partita. Qui stiamo parlando del ritmo di gioco del Napoli, che è la velocità media del viaggio della palla, quindi della velocità dei passaggi e della velocità media dei giocatori, ok? Qui non si può ingannare, se un giocatore non corre si vede, se una squadra non corre si vede, è l'elettrocardiogramma della partita. Cosa si vede? Che il Napoli è partito prudente, ha alzato tantissimo la sua intensità nella seconda parte del primo tempo, ci ha riprovato per 75 minuti, 70, poi ha deciso di mollare. E ha mollato poi definitivamente gli ultimi 10 minuti, hanno messo mollato a folle poi tutte e due le squadre. Allora io dico, in una partita dove a centrocampo hai fatto fatica, andarle a prendere hai fatto fatica, ci hai provato? Se qui te nel momento giusto facevi il secondo gol o non lo beccavi subito a inizio ripresa, magari avresti vinto, ora stiamo a parlare di una partita diversa, ma nelle difficoltà, se non ce l'hai fatta, secondo me è stata una scelta giusta alla fine, certo, portarsi a casa il pareggio. Grazie Adriano. Gianluca, ti ha convinto Bacconi? Adesso capisco perché papà lo portò a Palermo. Allora, facciamo così, andiamo un attimo da Neafit, il dimagrimento è finito l'instant quiz? Gennaro, sì, è finito l'instant quiz? Non è finito ancora, mancano due minuti, okay. Quindi avete ancora due minuti di tempo per votare. Sì, 2 minuti e 33 per ricordo, la precisione. Ricordo la domanda, Napoli-Inter, secondo voi il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? Non fatevi influenzare ovviamente da quello che ha detto Adriano Bacconi fino a 3 minuti fa. E allora, scaricate subito l'app del bello del calcio Fontella. Speziale, perché si parla tanto dei cambi, ma lato mio ci sono state due scelte che io non ho condiviso, una di cui abbiamo parlato tutta la settimana, le difficoltà che avrebbe avuto il terzino sinistro del Napoli su Dumfries, e Mario Rui le ha confermate tutte quelle difficoltà e francamente non ci sono stati dei correttivi che l'hanno aiutato. A mio avviso avrebbe potuto giocare Zielinski a sinistra, magari Insigne sotto punta o Mertens sotto punta. Ma difendere sicuramente anche più struttura Zielinski di Insigne. Ma però non è abituato. Oppure avrebbe potuto mettere Jesus a sinistra. Secondo me avrebbe potuto fare scelte diverse per cercare di salvaguardare di più quel duello dove c'è stato un gap evidente. Il secondo è emerso evidente il problema dai dati di Lobotka e Fabian. A mio avviso era la partita di Anguissa. Poi se Anguissa non stava bene perché è tornato alla Coppa d'Africa, però sia come struttura fisica contro una squadra fisica come l'Inter, sia come qualità nella verticalizzazione, sarebbe servito tantissimo un giocatore come Anguissa. Però prima, quando stavamo discutendo bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, magari far giocare Lobotka per gestire magari poi il finale di partita. Sono venute fuori le dichiarazioni e metteva in risalto il fatto che se noi non
gestiamo il palleggio, è quello che dicevamo. Il Napoli è andato in difficoltà perché l'Inter ha gestito meglio il possesso palla, quindi tu avresti secondo messo me più, più pressione alta con Anguissa, più contrasto, però anche più capacità presa la palla di non fare sempre il passaggio orizzontale ma di saltare l'uomo in avanti e di giocare in verticale. Allora, dei singoli ne parliamo dopo, anche perché abbiamo le pagelle da dare, e quindi però prima intanto è finito l'instant quiz perché 0 secondi a disposizione, sì. Abbiamo i risultati perché poi vado a chiamare un grande ospite molto amato dal pubblico. Allora, la differenza è minima, il 52% dei nostri telespettatori ha votato per il bicchiere mezzo pieno, ma c'è un 48% che quindi vota per il bicchiere mezzo vuoto. Però è un risultato che dimostra che insomma c'è molto equilibrio, cioè in fin dei conti alla fine non è che c'è, dice, sai, abbiamo perso una grandissima occasione. Alla fine mezzo bicchiere vuoto e io non ho avuto un po' di sete, ma immagino, immagino. Non so voi. È vero. Allora, sì, posso dire una cosa, la valutazione, chiaramente non abbiamo la sfera di cristallo, la faremo un po' più avanti alla luce di quello che avete detto, di quello che dice il pubblico sulle prospettive, poi ci portiamo avanti. Il futuro, soprattutto i prossimi turni, da adesso alla fine abbiamo naturalmente una grafica che parla proprio di questo, non solo del Napoli ma anche dell'Inter, del Milan, ne parleremo tra poco, perché intanto vado a presentare un grande artista amato dal pubblico partenopeo e non solo, reduce di un grande successo al Teatro Augusteo, Paolo Caiazzo! Ciao Paolo! Buonasera! Ciao. Bravo Paolo! Buonasera a tutti! Complimenti innanzitutto perché grandissimo successo al Teatro Augusteo. Sì, 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 abbiamo finito, no? In genere uno viene qua a pubblicizzare lo spettacolo che deve fare. Invece. Io faccio dopo, io vengo dopo, anche se volete venire all'Augusteo non ci siamo più, ma siamo stati fino a ieri e volevo anche ringraziare tutte le persone, tantissime, oltre le 5.000 presenze in questi periodi, in periodo di Covid. Come e con Sanremo in concorrenza, sono dei grandi numeri, quindi grazie a tutti quelli che sono passati all'Augusteo a divertirsi con noi. Lo spettacolo andrà in giro e quindi quando poi vedete ci sarà i prof, il tour, no? Ci sarà il tour, vedremo di andare in giro anche per il resto dell'Italia perché lo spettacolo è risultato molto divertente e apprezzato dal pubblico, da noi tantissimo, ma non facciamo testo noi quando... Ecco, qui vedete qualche immagine così catturata alla scena, la storia di questo professore, è la versione teatrale di quello che abbiamo creato sul web qualche anno fa in pieno lockdown, proprio quando ci hanno chiusi tutti quanti dentro. Due erano le soluzioni: o fatti prendere dalla depressione oppure darti da fare. Ho conosciuto un gruppo di ragazzi e con loro abbiamo creato una web serie sulla DAD, la prima stagione ha fatto oltre 20 milioni di visualizzazioni. Nella seconda stagione siamo andati avanti a farla in presenza e abbiamo pensato di portarne una versione teatrale. Ecco qui nella foto io faccio una citazione al Natale in casa Cupiello di Edoardo. Complimenti ancora Paolo. In tutti i tuoi spettacoli, diciamo, tante sono le tematiche. Sì, tu lo sai perché sei venuta, quindi ma nemmeno da molto, hai visto un altro tipo di spettacolo, un'altra forma di spettacolo, quella che io faccio con i musicisti, Terroni si nasce, che anche sta andando in giro, e infatti mi ha chiesto proprio esplicitamente di venire qui, è vero. Ma perché mi piace troppo quel monologo delle Barbie? Me lo ha chiesto. Io mi metto qua ad ascoltare. Lei l'ha vista, no, perché io oggi sono qui stasera, oltre che per ringraziare, anche per fare gli auguri a tutti gli innamorati, ma soprattutto a quelli che sono innamorati della vita. E quando il frutto dell'amore è, in genere sono i figli. E i figli, sai, questo diciamo a Napoli, sono pezzi. E coro, diciamo così. No, essere genitore è veramente il mestiere più bello del mondo. E quando sono diventato genitore, oramai già un bel po' di tempo fa, la cosa che ho notato, non so se siete d'accordo con me a quello che sto per dire, che non siamo noi che facciamo crescere i figli, ma sono i figli che fanno crescere noi. Esattamente il contrario, ci fanno crescere così velocemente fino a quando non arriverà il giorno in cui pronuncerai una frase che detestavi di tuo padre. It ain't me. Ai miei tempi. Quella è una frase ricorrente, quante volte l'abbiamo sentita ogni tanto? Ma voglio i tempi, buona papà, ci dovessi dire. Ecco, verrà il giorno che la dirai anche tu. E nel momento in cui la dici, pensi, cacchio, l'ho fatto pure io. Quello è il punto di non ritorno, perché hai giudicato l'avvento di una nuova generazione e cominci a fare i paragoni con i tuoi figli. Proietti te alla loro età.
vedeteli alle spalle quando sono giovani, loro hanno un altro passo. Bisogna ammettere che i ragazzi di oggi sono decisamente più svegli di noi, signori, noi alla loro età. Però bisogna dire anche che eravamo sollecitati differentemente, vero? Io sono cresciuto con Remy, io perciò sto così. Loro invece hanno la tecnologia a portata di mano, vero? Un bambino a 7-8 anni ha già il suo smartphone. A proposito, perdonate, sono entrato in studio senza mettere, e tra l'altro, visto che l'ho portato in scena, cerco di fare anche un po' di informazione scientifica. Ho lasciato lo smartphone nella tasca più sbagliata, che questo emana radiazioni ed è troppo vicino al cuore, quindi perdonatemi un attimo, oddio, se la... è meglio cuore. La differenza che c'è tra noi e le nuove generazioni sta tutta qui, è questa, perché noi siamo anche preoccupati per i nostri figli, per l'uso smodato che hanno di telefonini, ma loro non sono in pericolo, perché loro sono nati con questo strumento, sanno come utilizzarlo e quando non utilizzarlo. Quelli che stanno rovinati sono quelli dell'età mia, quelli che già a 40 anni fanno questo movimento qua. Vero? Vero? Perché devi mettere gli occhiali e non lo vuoi accettare. Noi siamo quelli che fanno un solo gesto col telefonino. È vero? Perché stanno scorrendo la bacheca di un social, perché non ci sembra vero di avere a disposizione uno strumento di controllo per amici e parenti. Billan e Bi, sono andati a mangiare un'altra volta fuori ieri sera e poi chiagnano sempre miserio. Questa è la realtà. I ragazzi no, lo usano per quello che è, per uno strumento di comunicazione. Avete visto quando scrivono i ragazzi? Come scrivono? Ma non guardano lo schermo, non lo guardano, fanno così. Noi guardiamo e facciamo guai, è vero o no? Noi siamo quelli che spingiamo sui vetrini. Qualcuno è convinto che WhatsApp sa vita. Ho visto uno della mia età che per sfogliare le foto. Noi siamo messi male. E allora dove sta la differenza? Che noi non siamo nati con questi strumenti, noi siamo nati con altri giochi, non avevamo la tecnologia. Io ho giocato con Big Jim. Aveva anche un principio di tecnologia, un pulsante dietro la schiena e una molla in merda nella spalla, perché questa era tutta la tecnologia dell'epoca, e tu premevi il pulsante e lui faceva questo movimento, ok? Ora, il movimento mi era familiare, e che dimensione che non mi sono mai trovato. Le ragazze invece, le donne giocavano con Barbie, ma Barbie c'è ancora. Ma Big Jim che fine ha fatto? Io sto con un pensiero, non lo so, dovunque sia so per certo che è diventato cieco. Barbie è ancora la bambola più venduta al mondo, ha attraversato intere generazioni, ma ha resistito. Ma perché? Perché Barbie è furba, glielo leggi nell'occhietto. Quando la fai a Barbie? Anche quando si è trattato di scegliere l'uomo della sua vita, non ha scelto mica Big Jim, che ha una sua personalità e per certi aspetti anche autonomo. Lei ha scelto un altro bambolotto che risponde al nome di? Ken. Chi è Ken? Vi faccio la traduzione prima della battuta. La vittima ittica della pesca di Frodo. O pesce pigliato gabbot. Cioè, per quanto è furba Barbie, così è Babbazon Ken. Ken è la raffigurazione del maschio moderno, vittima e succube di una donna emancipata. La casa è di Barbie, il camper è di Barbie. O cavallo è di Barbie, a vespa è di Barbie, o motoscafo è di Barbie. Ken, ma che hai fatto? Hai intestato tutto a lei. Mo l'ha lasciata, sta a mezza una via, è andata pure dall'avvocato, ha detto: che devo fare? Che devi fare? Devi dormire in macchina, si dà presto Barbie. E allora, per concludere, dedico l'ultima battuta alle mie figlie, perché anche loro hanno giocato con Barbie. E la primogenita chiese alla Befana la villa di Barbie. Non so se l'avete presente, la villa di Bar. Il giorno dopo mi è arrivata tassa la spazzatura a me. Ma la Befana la portò a casa, ma la lasciò chiusa nello scatolo da montare. E papà, di ritorno da uno spettacolo teatrale qualche chilometro di autostrada, torna a casa e trova la moglie appoggiata a questo scatolo e fa: ho aspettato te. Quando c'è l'amore. Monta la villa di Barbie dopo una giornata di lavoro
al buio, senza far rumore, perché si svegliava bambino. Alle 4 del mattino non si capiva niente più. Mobili sparsi per casa come se fossero arrivati i Mariola a casa e Barbie. L'ascensore montato al contrario, però saliva e scendeva, non abbiamo mai capito perché. Barbie come una pazza in un angolo che urlava, io là dindo non c'è trasse, però il progetto era diverso, guarda lo scatolo, va. Mandai a fanculo la Barbie, andai a dormire, però alle 7 del mattino mi sveglia la figlia. Papà, è arrivata la villa di Barbie. Oh, era? Sì, ma ci manca la mansarda. E che buon fa, papà? Io la stavo montando, ma sono arrivati i vigili e ci hanno bloccato il lavoro. Torna a trovarci perché sai che ti desideriamo. Quando posso riesco, vengo a fare una Ma perché nel monologo del telefono guardavi Ciccio spesso? Non lo so, non lo so, era perché forse stava troppo più vicino alla telecamera. No, non era. Non era rivolto. Non era rivolto, perché qualcosa c'hanno da dire, qualcosa. Ho sentito una punta di ironia. Ho sentito una punta di ironia. No, non nemmeno io, ma non. Ma soprattutto quando fai collegamenti Skype con noi, insomma, è bravissimo. Va bene. Con l'aiuto della figlia anche, ecco, no? È vero. I ragazzi ci aiutano molto spesso, ci salvano veramente dalla tecnologia. Paolo, allora ti seguiamo sui tuoi social perché sei attivissimo, ti vediamo che poi posti tante cose e soprattutto questo nuovo progetto con i ragazzi. Che andrà ancora avanti, andremo ancora in onda. Nei prossimi mesi con la serie della DAD e poi in teatro, o poi sono anche in giro con Terroni si nasce ed io lo nacqui modestamente, quindi se volete sapere qualcosa basta attaccarsi non al tram ma ai miei social e vedere le date, okay? Grazie Paolo, anche grazie a nome del produttore Gagliazzo, grazie per essere stato qui con noi. Grazie Paolo Gagliazzo. Sì, prima ancora di parlare dei singoli, quindi attraverso le pagelle, andiamo da Giuseppe Zannone, capelli a testa alta. Giuseppe. Buonasera. Allora, il momento tanto atteso, quello delle pagelle. Oh, allora, la regione ha detto di piazzarmi qui al centro, ditemi quando posso parlare sicuramente di Ospina. Ecco, perché dobbiamo dare i voti. Quindi, se la regia è pronta, vediamo il primo in grafica, chi è? Ospina voto 6, Di Lorenzo 5,5, Coulibaly 6,5, Rachmani 6, Mario Rui 5,5, Lobotka 6,5, Fabian Ruiz 5,5, così come Elmas, sufficienza per Zielinski ed Insigne e anche per Osimhen e attenzione per Spalletti, quindi voto 6. Questa è la nostra pagella del giorno, subito vedo gli occhi sgranati di Ciccio Marolda. Ciccio, dov'è Ciccio? Che non sei d'accordo? Ecco, no, la leggo là. Coulibaly secondo me è esagerato, l'inizio di Coulibaly è stato un disastro. Poi si è ripreso. L'inizio di Coulibaly è stato un disastro. Pistocchio, non mi guardare così. Pistocchio. Rubo la battuta. Non ti provare a contestare Marolda, per favore. Poi si è ripreso da quando con un paio di scivolate ha recuperato palla. All'inizio è stato un disastro. E poi non sono d'accordo, ovviamente, mezzo voto in meno a Elmas sicuramente, qualcosa in più visto quello che è i grattacapi che ha dato all'Inter lo darei a Osimhen. Spalletti mi dispiace, sapete quanto io stimi Spalletti, ma per questa partita io ce l'ho con lui, quindi Spalletti penso un bel 4,5 se lo merita. Addirittura. Gianluca, tu come sei? Dalle pagelle mi sembra che il Napoli abbia perso. 4-0. Sì. No. Sono un po' ci sono un paio di 6,5, neanche un 7, tutti 5,5, 5. Mi sembrano proprio in linea generale piuttosto bassini. Chi l'ha fatta? Angelo Rossi. Angelo è velenoso di suo. Angelo quando ci si mette. No, io alzerei un pochino adesso. Non tutti, però sicuramente Osimhen. E poi soprattutto mi sembra che ci sia molta differenza. È vero, Fabian Lobotka. Dai dati di Adriano non possono avere voti così differenti Fabian e Lobotka. Lobotka siamo passati da non può giocare a calcio. Ah, è un fenomeno, cioè facciamo fatica a avere una visione lineare. Lobotka. Perché gioca l'MVP è lui, è proprio lui, quindi il pubblico da casa ha scelto il migliore in campo sull'acqua del bello del calcio Fontel. Lobotka. Eccolo là, Lobotka 58%.
22 Rachmani, Insigne il 20%, perché subito dopo la partita non lo so, io non sono molto d'accordo, sono sincero, però anche tramite i social, quello che abbiamo raccolto negli ultimi giorni, anche il perché di questi voti che abbiamo visto, Napoli aspettava tanto la partita di sabato e l'impressione è un po' quella di delusione, ma anche da parte di tantissimi che erano andati allo stadio. I voti ovviamente devono essere oggettivi e lo sono sicuramente quelli di Angelo, con cui per la prima volta, forse da quando sono qui, sono d'accordo, e quindi questo è anche il quadro della situazione. I voti non sono mai oggettivi, i voti sono soggettivi. E li fa un essere mai, perché, però, un'affermazione sbagliata di principio. Però la sensazione è quella di delusione. Napoli è stata la squadra che ha messo più in difficoltà l'Inter nelle ultime partite. Cioè, col Milan, il Milan ha vinto, ma per 70 minuti erano tutti da 5. Cioè, il Napoli ha avuto migliore occasione, ha giocato un primo tempo nettamente superiore. Mi sembrano voti da squadra che abbia giocato maluccio. Considerando anche l'avversario, non penso che abbia giocato così male. L'unico è il Mass, secondo me. Io cambierei il 5.5 con senza geni. Aggiungerei cose giustissime che ha detto Gianluca, che non mi ricordo tante palle gol create dall'Inter contro la difesa del Napoli, e invece i voti dei difensori sono bassissimi. Tra le altre cose, l'Inter non è il miglior attacco del campionato, appunto, appunto. Politano francamente è ingiudicabile, esatto, si è fatto male subito. Minuti. Come fai a dargli un voto a Politano? Politano si è fatto male troppo presto, cioè è stato condizionato nei pochi minuti che ha giocato in campo. Darei un voto più alto anch'io sicuramente a Osimhen. Osimhen ha messo in difficoltà la difesa dell'Inter, è stato e viene spesso picchiato senza che nessuno faccia niente, spesso, soprattutto quando cercano di anticiparlo, invece prendono le gambe o prendono la schiena. Ieri è successo per esempio due volte con Skriniar, gli ha dato una ginocchiata nella schiena, ma no, ha fischiato neanche il fallo, e anche col rigore. Quindi secondo me Osimhen, la prestazione di ieri, ha perlomeno un mezzo voto sopra tutti gli altri, a mio modestissimo parere. Io quando valuto i giocatori in una partita cerco di fare un ragionamento che vada al di là della prestazione di quel giorno. Cioè lo valuti un po' nel complesso. Perché è chiaro che se io ho una Red Bull o una Mercedes o ai tempi d'oro una Ferrari, il mio valore atteso è di vincere la gara. Se ho l'Alfa Romeo, se arrivo nei primi sei sono contento. Per cui alla fine quando valuto un giocatore lo valuto anche in funzione del suo peso specifico nella squadra, non tanto se ha fatto meglio o peggio. Anche dell'avversario però, no? Sì, però io per esempio da Zielinski mi aspetto di più, da Insigne in certe partite magari proprio contro certi avversari mi aspetto di più, perché il valore atteso, le aspettative su quei giocatori sono più alte e devono dare di più, hanno una responsabilità in più rispetto all'operaio, perché in tutte le squadre ci sono gli operai e i campioni. E i costruttori, okay? E gli ingegneri. I campioni ti devono far vincere queste partite, certo. E non è sufficiente fare il gol sul rigore al primo minuto, poi per 90 minuti mi devi far vincere la partita. Zielinski, ci sono delle gare in cui sparisce. Bacconi, c'è un problema Zielinski, nel senso che il ruolo che gli sta facendo fare non sembra essere quello giusto per lui. Io all'inizio della stagione, ti ricorderai, ne discutemmo, io pensavo potesse fare il trequartista. Vedendo un sacco di partite mi sono convinto di no. Mi sono convinto che faccia fatica a giocare da 10 spalle alla porta, che faccia fatica a gestire quel tipo di situazione, che sia meglio quando arriva da dietro, quando fa la mezzala. Tu cosa ne pensi? Fai Spillo che vuole intervenire, io poi mi comincerei a proiettare un po' in avanti. Io a valutare, a pesare le avversarie. Quando sento parlare, no, di Koulibaly, che lo trattiamo come un difensore normale, ci resto male io. Perché la partita di domenica, se il Napoli l'ha pareggiata, è proprio perché nel secondo tempo Koulibaly li marcava tutti. Sì, tutti quelli che passavano la metà campo li prendeva lui. Dove andavano? Andavano. È veloce, forte di testa, forte nell'anticipo, nelle rincorse. Tante volte ha fatto dei recuperi veramente che solo lui può fare. Cioè, per me è il giocatore, se il Napoli è la miglior difesa, la scivolata che fa su Danfri, sì, assolutamente è sì. Un intervento da grandissimo giocatore. Assolutamente sì, certo, ma però, non è, però poi scusa, se Bacconi dice che Zielinski potrebbe fare molto di più,
deve bravo fare più. Deve sì, fare io più. Dico che Osimhen potrebbe fare troppo di più, certo se la prendono con me. Beh, la prendono con lui. Esatto. Ma perché? Ma come mai? Che Osimhen ha giocato 8 partite, Zielinski ha giocato tutto l'anno, Certo, no. Sì, ha giocato all'inizio, non ha giocato a meno, ha avuto un infortunio nelle prime giornate, ma poi ha giocato sempre. È un giocatore che forse nel 4-3-3 come andrebbe meglio che in quel ruolo, cioè, no, che ma senza guardare i minuti, era partito senza guardare il minutaggio, in realtà. Senza guardare il minutaggio, no, sono dei giocatori che possono dare molto di più di quello che danno, certo dipende da loro, dal loro comportamento, cioè loro devono capire il perché non riescono. Osimhen che margini di miglioramento ha? A volte è anche un problema tattico. Abbiamo delle domande da casa, non soddisfai, vai. Un problema tattico. Per me Osimhen, giocatori, grandissimi giocatori, è un grande giocatore, che hanno fallito con degli allenatori. Domenica contro l'Inter, contro i due difensori dell'Inter, certo li ha messi in difficoltà, viene incontro, tiene la palla. Dove stai andando? Stai chiamando Tobelli. Si fa rispettare perché è anche tecnico. Dove vai? Portalo qui al centro. Vieni, che stai facendo? No, lo metti vicino al Tobelli, scusa. No, vieni qui al centro, in qualche guarda che ti abbiamo portato. Allora, vieni un po' qua. Vieni un po' qua. Vediamo se è più alto Spillo o alto Belli. No, cosa vuoi dire ad Osimhen? No, allora, l'abbiamo fatto per te. Allora, resta lì, Bolli, allora, resta lì, a supporto. A Osimhen gli vorrei dire semplicemente di rischiare qualcosa di più nelle giocate. Allora, lui ha tutte le qualità. Pensavo rischiare un po' di più, forte, perché secondo me no, perché sennò fa sbattere. È forte fisicamente, tecnicamente, è bravo a saltare l'uomo, dentro l'area di rigore è bravo nell'anticipo. Deve essere più sicuro di se stesso. Certo, perché è un giocatore che globalmente può fare 20 gol, dopo ne fa 6. È lui che deve capire il perché e per come. Certo, cioè, l'abbiamo sempre detto, ha un margine di miglioramento enorme. Allora, sarà anche se Osimhen comincino a segnare anche i suoi compagni d'attacco. Stiamo parlando di Osimhen. Allora, se Osimhen, no, cioè era fatto con lui di fatto. Sì, assolutamente. Sì, è come un gol quello. Se Osimhen, no, sento, lo scorso anno e quest'anno, lo so che è stato infortunato parecchio tempo, lo so che è stato infortunato, ha avuto il Covid e tutto, però un attaccante così è un attaccante da 20 gol. Vabbè, cioè, ma magari li fa, e se Osimhen segna 20 gol a campionato, l'anno scorso il Napoli era in Champions League e quest'anno forse aveva qualche punto in più dell'Inter. Una domanda che... è un bravo attaccante sicuramente, ma non è così completo come un Vlahovic o come un Alto Belli. Tu lo sai Spillo, centravanti deve anche saper giocare spalla alla porta, venire incontro, saper fare gli 1-2, tenere la palla, girare. No, assolutamente sì. Lui è molto bravo in una cosa. Se dobbiamo fare una scaletta, facciamo la scaletta. Se parliamo di Osimhen, parliamo di Osimhen. No, io quello che volevo chiedervi, che mi è venuto in mente sentendovi parlare di Osimhen, le sue caratteristiche. No, aspetta, ti do un altro assist. Non pensi che sia un centravanti che avrebbe bisogno forse più di avere dei giocatori larghi, sì, uno vicino che gli giocano? Assolutamente sì, ma quando si valutano gli attaccanti bisogna valutarli a secondo, magari uno sbaglia 5 gol, allora dire è un asino perché non è capace, però i palloni sono arrivati, ma se dalle fasce, oggi se tu vuoi fare gol devi essere forte dalle fasce laterali, i gol vengono quasi tutti dalle fasce laterali. Se tu non hai due giocatori che servono un attaccante in mezzo all'area, difficilmente l'attaccante fa gol. E devi anche riempire l'area un po' con i centrocampisti. Assolutamente. Se allora, se tu hai gli esterni che saltano l'uomo, cioè, l'attaccante farà sempre gol. Calma. Guarda, lui, infatti, nel Lille giocava col 4-3-3 e due ali pure di fianco. Allora,
il 4-3-3. Ma guarda che loro due possono andare avanti mezz'ora su sta storia. Perché Napoli c'ha due esterni bravi, però devono cercare di più l'uomo contro uomo, perché una volta saltato l'uomo che la mettono in mezzo, lui si muove bene perché lui anticipa bene, a secondo di due. Ma deve crescere, dai. Spillo, guarda, ti dico una cosa, visto che stai parlando tantissimo di Osimhen da tante puntate, quindi noi napoletani ti vogliamo fare un regalo, visto che questo è troppo grande, non te lo puoi portare a casa. Il maestro Gerrigno, naturalmente grande artista presepiale, ti regala la statuina di Osimhen. Allora, questa te la puoi portare a casa. Grazie, e la metto, nella stanza dei trofei. Grande, grande. Grazie. Allora, abbiamo una domanda da casa. Dai. Una delle tante, però diciamo le hai selezionate. Inserita anche nel discorso che stava facendo Spillo appunto poco fa, la fa Pasquale D'Ambrosio. La partita è cambiata con l'uscita di Politano e vista anche l'assenza di Lozano. Non avevamo una spinta adeguata sul lato. Ma, sicuramente, soprattutto dopo l'infortunio di Politano, non aver avuto il cambio con Lozano è stato una problematica in più. Poi Spillo parlava prima di esterni che devono servire gli attaccanti. In realtà il tuo amico Osimhen ha due esterni che cercano sempre di tirare in porta, difficilmente vanno sul fondo per cercare la punta. Quando giocavo io, no? Che c'erano gli esterni che saltavano l'uomo e tiravano in porta, anche se facevano gol, li rincorrevo e gli dicevo: guarda che non è il tuo lavoro quello lì di fare gol, tu devi mettere il pallone in mezzo, perché questo è il gioco del calcio, ognuno deve fare il suo. È un tema di personalità, no? Ci sono gli attaccanti che si muovono in modo che loro devono fare gol, magari vengono a prendere la palla, poi te la danno sulla bandierina perché te devi andare a fare il cross e l'attaccante rientra in area. Osimhen forse è ancora giovane, questa personalità di imporre ai compagni di giocare per lui forse ancora non ce l'ha, certo. Di fatto oggi molto il giovane. Napoli non gioca per Osimhen, è giusto quello che dicevate, che gli esterni vogliono andare dire agli altri dove deve. I giocatori di personalità, non ti preoccupare, che si fanno mettere piedi in testa. Una volta, e poi mi sono tirato dietro tutto San Siro che mi fischiavano, no? Allora io lottavo per la classifica dei capocannonieri e giocavo con Hans Müller, no? Sì. Allora, prima della partita, nello spogliatoio, tutti loro hanno detto: oh, mi raccomando, prima cerchiamo di vincere la partita e poi cerchiamo di far segnare Altobelli. No? Allora, andiamo Inter Avellino. Inizia la partita, anzi Müller, 2-3 volte, prende il pallone, boom, tira. Ma tirava da tutte le posizioni, finché non l'ho rincorso. E gli ho dato una sberletta e ho detto: ma scusa, non perché non mi dava la palla, ma perché doveva fare quello, non perché io dovevo segnare, certo, perché certo. Da certe posizioni si mette il pallone in mezzo e non si tira, certo. Ecco, tante volte i giocatori del Napoli, gli esterni, insegna da quella parte lì, o di raggiro per tirare largo, quell'altro a sinistra tira per Osimhen, e quelli che stanno lì in mezzo aspettano. A due tempi, stava a destra, a sinistra, e il loro compito era saltare l'uomo e fare i cross. Oggi giocano tutti coi piedi incrociati e entrare dentro, e sempre meno i terzini vanno in sovrapposizione, per cui i cross sono in disuso, non ci sono più i cross. Però il Napoli non esistono più i cross. Sarebbe anche meglio che il destro gioca a sinistra, perché i cross che vanno verso la porta forte sono solo da toccare e vanno dentro da soli. Devo cominciare con Insigne, so che c'è una da statuette, capito? Ci metta la squadra alla fine. Allora, la domanda l'abbiamo fatta. Abbiamo sicuramente i prossimi turni di Napoli-Inter. Per favore, mi fate vedere la grafica, il calendario. Anche perché, insomma, se una parte di noi quello dice comunque è importante il pareggio perché ti permette, adesso mettiamo da parte, Ciccio, l'amarezza per non aver giocato e aver osato più che altro. Vediamo un po'. Allora, la marcia delle altre. Esatto. Ma la Juve perché? Per la Champions. Perché marcia anche la Juve? Ma no, per lo scudetto, dai. Questo lo dici tu.
Dai, via. Oh, cioè, un affronto questo è. Ma lo dico io, dice la classifica, non lo dico io. A ottobre Sconcerti mi disse che la Juve non sarebbe arrivata neanche in Champions. Però ti accontentiamo. Allora, questo è un altro discorso. Io personalmente ti dico che se la Juventus dovesse vincere, non che non lo può, che non lo dovesse vincere, se lo vincesse, cioè Inter, Milan e Napoli, secondo me non si iscrivono al campionato prossimo. Sei a 5 punti. Perché non è Napoli. Possibile che crollano in 3. Allora, non lo prossimi, so, vediamo. Gianluca, adesso, dico una stupidaggine. No. Cioè, non lo so, con 3 squadre che crollano, la Juve vince tutte. Vabbè, noi la mettiamo complimenti. Comunque. Ci stringiamo. La gara di ieri, se avesse vinto a Bergamo, probabilmente poteva, avrebbe dato uno slancio. Esatto. Allora, i prossimi turni, da adesso, dalla prossima fino alla fine, però prima saggi, finanziamenti e poi ne parliamo. E date uno sguardo intanto. Allora, Max, abbiamo i prossimi turni, quindi di Napoli, Inter e Milan. Capiremo attraverso il calendario, almeno sulla carta, che è il calendario più semplice, ma fondamentalmente, insomma, lo sappiamo, ne abbiamo parlato anche all'inizio della puntata, però ciò non è detto. Max. No, allora, io anche forse era un concetto che ha espresso già anche Maurizio, che al di là dei confronti diretti e tutto quanto, oggi giocare con quelle squadre cosiddette un po' che lottano per la retrocessione, che potrebbero sembrare minori, sono quelle che invece hanno delle forti motivazioni. Probabilmente lo scudetto si può decidere anche non perdendo punti con queste di squadre. La Salernitana ha cambiato allenatore oggi, eh? Esatto, non è ancora ufficiale, ma Colantuono è stato esonerato in serata e penso che alla fine la spunterà Nicola su Pirlo, però comunque ci sarà un effetto di cambio di allenatore che di solito, almeno chiaro, inizialmente, può avere anche una scossa. La Salernitana giocherà con il Milan, con il Milan e anche con l'Inter poi nel giro di 15 giorni. Certo. Allora, anche alla luce delle prestazioni, del trend, no? Parlavamo del trend dell'Inter, del Napoli, del Milan, alla luce di questo momento delle tre squadre, guardando anche, non dico adesso non possiamo fare l'esame a tutte le partite perché sono tante, sono 13, quindi sono un bel po'. 14, sì, 14 per l'Inter, 13 per le altre. Ma mi hai fatto prendere così, oddio, che ho detto. È 14 per l'Inter. Che idea vi state facendo su questo finale di stagione, su questa lotta a 3? Perché io, vabbè, metto a 4 se volete, ma secondo me per 3. Come, chi è che si vuole esprimere per primo? Io. Vai Spillo, vai. Per me, guardando le partite che devono fare, vedo il Milan che ha un calendario più facile, il Napoli non è semplice perché ha la Lazio, il Milan, il Verona, l'Atalanta, la Fiorentina, la Roma, Sassuolo, cioè, e poi c'ha quelle che devono retrocedere, quindi cioè, l'Inter oltre alla Fiorentina e alla Juve, cioè, poi c'ha la Roma, e quindi io direi che il calendario più facile, primo Milan, secondo Inter e terzo Napoli. Diciamo che il Milan può essere, diciamo, un'osservazione interessante, quella di Spillo Altobelli, non fosse altro che lo scontro diretto tra Milan e Napoli non può ha le in qualche maniera, no? No, come dicevamo prima, non ha le coppe il Milan. Vabbè, alla semifinale solo di Coppa Italia, diciamo. Sì. Bacconi? No, a me dispiace che dopo il Milan, diciamo, dalla 29esima, le ultime 10 giornate non ci siano più scontri diretti tra le prime tre. C'è il rischio che la classifica un po' si stabilizzi a quel punto, che la partita col Milan sia l'ultima per poter regolare i conti negli scontri diretti e ti vai a giocare le partite con squadre minori dove c'è il rischio magari in fondo che ci sono squadre demotivate o molto motivate, quindi sia un po' casuale e non dovuto alla reale consistenza delle squadre. Infatti l'esito finale. Hai detto giustamente, hai fatto un'osservazione che riflette un po' quello che ci eravamo detti quando eravamo al giro di boa, cioè che rispetto, campionato asimmetrico. Esatto, che il calendario asimmetrico in qualche maniera spariglia. Spariglia, esatto, perché non hai determinati punti di riferimento e perché poi magari può essere, come dire, non tener conto di tanti fattori. Gianluca, ecco, anche questa novità, tu come la vedi, anche vedendo adesso quello che aspetta le nostre tre squadre? È lunga, ancora per fare una valutazione. No, parlo anche della simmetrica. Sì, no, quello sicuramente è una variabile che può essere determinante. No, secondo me saranno determinanti dalla 31esima alla 33esima, quelle tre partite, perché Napoli avrà Atalanta, Fiorentina e Roma di fila, sì, sono tre partite determinanti. Lì il Milan ha il vantaggio di avere Bologna, Torino e Genoa,
e l'Inter avrà lo scontro diretto con la Juventus e poi Verona e Spezia. Quelle tre partite, se il Napoli con Atalanta e Fiorentina e Roma, questi tre comunque scontri diretti con squadre forti, riuscirà a venire fuori da quelle tre partite ancora in corsa per lo scudetto, poi il finale, un finale Empoli, Sassuolo, Torino, Genoa e Spezia, dove secondo me il Napoli può fare anche 5 vittorie consecutive. Ci sono delle mille vaganti su questo calendario. Atalanta, Verona, Torino sono tre squadre difficilissime per tutti, perché giocano un calcio fisico ma molto organizzato. Se pensiamo che il Verona ha fatto più gol del Napoli, il Verona ha fatto più gol del Napoli, è il quarto attacco del campionato, mentre il Napoli è il quinto. Già abbiamo capito che tipo di avversario è. L'Atalanta, che abbiamo visto ieri sera contro la Juventus, una delle squadre più forti del campionato per identità, per fisicità, se ha degli obiettivi ancora di Champions, è una squadra, come dice Guardiola, giocare contro l'Atalanta è come andare dal dentista, ti fa soffrire sempre. Ultima cosa, che non conosci il mio, che bravissimo, la Juventus. La Juventus, all'inizio del campionato ti ricorderai che io ero l'unico che diceva attenzione alla Juve, perché nonostante la situazione tragica, questo te lo dobbiamo dare atto. Prima di Vlahovic, che magari retrocede. No, era quintultimo. Loro ricordano bene, perché io a me pensavo ieri esattamente ha fatto una grande quindi impressione la Juventus, perché con quei tre giocatori là davanti Vlahovic gli ha cambiato veramente l'attacco, sì. E ho visto anche una squadra che ha una mentalità diversa, gioca di più, poi poteva perdere perché ci sono stati degli episodi nel quali poteva essere perdere la partita. 92esimo, esatto, e l'Atalanta, il portiere, là pure mi ha fatto rabbrividire che non c'è stata l'espulsione del portiere della Juventus. Guarda, di arbitri ne parliamo credo tra poco, ma vabbè, sicuramente ci sono stati degli episodi che hanno fatto molto discutere, però la Juventus è una squadra, adesso deve giocare un'altra contro squadra. L'Inter è una squadra, comunque il Napoli pensa un'altra squadra, esatto. Poi dopo perde come ha fatto all'andata con Empoli, Spezia, allora è chiaro, guarda, che sta autogol da solo, quindi è chiaro che non deve sottovalutare soprattutto avversari di ma il primo test è col Cagliari, Cagliari, Mazzarri, poi Lazio Sarri, cioè comunque no, non solo con un Cagliari che adesso veramente gioca con molto più sulla Ciccio. Volevi dire qualcosa a proposito? Io invidio molto che riuscite a guardare fino alla fine. Io mi fermo a 3-4 partite. Penso la valutazione debba essere fatta per blocchi, non possa essere fatta per. E penso che nelle prossime 3-4 partite il Napoli è quello che sta messo peggio. Su questo non vedo. Cagliari, Lazio, Milan, Cagliari, Lazio, Milano e Verona, e quindi questo è il sentiero pericoloso per il Napoli. Deve superare questo per poi poter guardare avanti. Sì, anche per due motivi. Il primo è che sono 3 su 4 in trasferta. Sì. E il secondo è che sono squadre in crescita. A proposito di trend, Cagliari stesso ha trovato la quadratura del cerchio, il Verona è in grande spolvero, la Lazio sta crescendo, al di là dello scontro diretto col Milan stiamo parlando di squadre che sono in salute in questo momento, per cui chiaramente è un momento decisivo. Bacco, il girone di ritorno tutte le squadre crescono, perché più i punti pesano, mancano, ma poi i punti pesano, certo, specialmente quelle che no, ma per dire, se trovavi ora al Bologna è una fase down, trovavi, cioè non è detto, ci sono le squadre che crescono e che salgono, sì. Quelle tre lì stanno crescendo tutte e tre, per esempio anche lo stesso Torino, sì, giustamente, però una squadra non difficile. È più però come due mesi fa, e che c'è dove, cioè quando becchi le squadre, che c'è Juventus Torino adesso, no? Che c'è stato fortunato il Toro anche con l'ultimo episodio arbitrale, vediamo a vedere qualcosa sugli arbitri, sì. Gli episodi, a proposito di episodi, cosa ci volevi segnalare, Maurizio? Abbiamo messo in grafica alcuni episodi arbitrali che hanno fatto un po' discutere in questo turno di campionato. Maurizio? Beh, se la Gazzetta oggi dello Sport si è sentita di dover fare due pagine sul problema arbitri, dicendo tra le altre cose che il VAR sta condizionando la classifica del campionato, beh, vuol dire che il problema c'è ed è un problema grosso. Solamente in questo weekend questi sono gli episodi più importanti: il rigore dato da Piccinini alla Lazio contro il Bologna è un rigore molto generoso, ma molto generoso. Il gol annullato a Belotti grida vergogna, perché Povegano non c'entra assolutamente niente nell'azione. Genoa Salernitana, Di Bello non ha dato un rigore a destro, tirato per la maglia nel momento in cui sta calciando, non può caricare il tiro, e quindi Atalanta Juventus, l'uscita di Scherzi su Kopmeiras non sanzionata, come minimo è da giallo.
come minimo è da giallo, perché gli impedisce la progressione, e il regolamento dice che impedire la progressione di un avversario è un fallo, in questo caso da ammonizione. Il mani di De Ligt, francamente, io l'ho visto 2 o 3 volte, secondo me è rigore, perché la palla la prende sul gomito del braccio sinistro, tant'è vero che la palla si abbassa improvvisamente e va verso... Ma no, la cosa grave è che in una regia televisiva, dove Sky ci aveva abituato molto bene da questo punto di vista, non abbiamo visto un replay decente. E questo è gravissimo, perché nel momento in cui tu paghi degli abbonamenti importanti per avere un servizio, non puoi non avere un servizio adeguato in queste condizioni. Le altre cose, Napoli-Inter, Doveri non aveva visto il rigore su Osimhen, che è un fallo, secondo me, abbastanza netto da vedere. Cosa pensi di far chiamare anche dalla panchina, magari una volta o due, gli allenatori, chiamare il VAR? Perché tante volte gli arbitri, allora, o non vanno, oppure vedono e non vogliono, andare al VAR, dicendo diamo la possibilità all'allenatore o chi per esso, dicendo una volta per tempo chiamare, si perde un minuto. Ma l'allenatore no, non però, lo vede, scusami, la regia lo vedono, devono essere loro a chiamarlo. Gli episodi del VAR vengono visti tutti. Il problema è che nonostante te lo puoi vedere, è sempre poi soggettiva la decisione. Soprattutto alcune dinamiche. È sempre, cioè, mentre nel tennis lo chiami, o nella pallavolo, ma è un problema di linee, di palla che balza dentro, balza fuori, e con l'occhio di falco lo becchi. Cioè, il fallo Bacco, di mano, c'è sempre sono, l'interpretazione. Ce ne sono tante. Il problema è facilmente risolvibile. Ce ne sono tante che non vengono chiamate, perché dobbiamo andare più veloce. Il problema è il protocollo. Il protocollo dice il VAR può intervenire solo in caso di chiaro ed evidente errore. Tu devi cambiare il protocollo e dire il VAR può intervenire in caso di possibile errore. Allora il possibile errore dice che quello che è davanti al monitor dice guarda che qui c'è un fallo di mano, può essere il fallo da rigore, vieni a vederlo, l'arbitro va, guarda e decide. La decisione finale è sempre la sua, però ampli lo specchio, perché questo concetto del dell'evidente errore, quando è che è evidente errore? È chi lo dice? Ma non è così. Ormai non è più così. Appunto. Ormai interviene sempre. No. Ma no, appena c'è una piccola... Il clamoroso errore succede una volta a partita, sì, invece pare interviene. Però lo sai cosa succede, Gianluca? Sì, quello che spiazza è che a volte c'è un soffio di vento e diventa rigore. Esatto. C'è invece un turbine e non è niente. Cioè, ieri Roma-Sassuolo è stato dato un calcio di rigore alla Roma. Kirikesh affronta un avversario in corsa, mette il braccio così, è ovvio che l'altro braccio si sta muovendo, non lo può legare dietro la schiena, la palla gli finisce sull'altro braccio, rigore. Beh, allora bisogna proprio partire da un'omogeneità di interpretazione, altrimenti si creano delle disparità nell'arco di una stessa giornata. Non l'avrei mai un'omogeneità di interpretazione. Gli arbitri devono trovarla attraverso la didattica. Quando Casarin era capo degli arbitri, racconto un episodio, doveva preparare i mondiali del 94, mi chiamò a Mediaset, io mi occupavo di tutti gli episodi a Moviola, e mi chiese di fare una selezione di tutti gli episodi per fare didattica con gli arbitri del mondiale, cioè quello che dovrebbero fare Rocky tutte le settimane, convocare i suoi, fargli vedere gli episodi e dire questo è rigore, questo no, questo è fallo, questo però adesso è più complicato del 94, perché c'è l'arbitro in campo, c'è l'arbitro al VAR e la chiamata e la sintonia. È lì che si deve lavorare, non sul mezzo. Il mezzo funziona, sono chi li gestisce che devono trovare un'armonia. Allora, chiudi veloce. Direi di mollare il protocollo e metterci del loro gli arbitri che sbagliano meno. E allora, la corsa scudetto passa anche attraverso le decisioni arbitrali, ma non c'è solo lo scudetto da vincere, quindi le partite da fare in Serie A, ma anche l'Europa League. E quindi il Napoli incontrerà il Barcellona. Ne parliamo subito dopo. CLS, è al centro di nuovo, protagonista di questo momento. Sempre al centro. Spillo Altobelli. Questa volta però non abbiamo Osimhen, non abbiamo Mertens, ma abbiamo il pubblico.
cioè i nostri amici che ci guardano da casa durante la settimana hanno scritto delle domande per te, quindi è il tuo momento. La prima però te la faccio io, perché ho lanciato un tema che sarà quello di dopo, ovvero dell'Europa League. Quindi Spillo, secondo te il Napoli deve rinunciare all'Europa League per la corsa a Scudetto oppure deve fare una grande partita contro il Barcellona? Assolutamente no. Allora, durante il campionato le squadre fanno di tutto per vincere, per arrivare quarte, quinte, sesto, e poi magari devono mollare perché hanno le partite infrasettimanali. Devono affrontare tutte le partite per vincerle, anche perché vincere la Coppa UEFA, cioè, no, non è un brutto vincere, è una bella cosa. Vincere aiuta a vincere, come si dice. Spillo Game è partito. È molto bella questa. Oh. Spillo Game. Ti piace questa grafica? Scusa, ma sei buona compagnia, Spalletti, Osimhen, e chi è quello in mezzo? Sei tu. Sei in buona compagnia, Spillo. Allora, Alfredo Rey 97 ti scrive: Spalletti è stato troppo rinunciatario contro l'Inter? Gli ultimi 10 minuti abbiamo visto dai cambi, e poi anche perché ha tolto Osimhen. Ripeto, se uno vuole vincere una partita non fa i 5 cambi, tutti i 5 attaccanti. E poi, cioè, se hai un giocatore come Osimhen a 10 minuti dalla fine, se vuoi vincere la partita metti un altro attaccante. Riprendiamo invece il tema dell'Europa League e ti chiede Bruno De Caro: contro il Barcellona schiereresti Mertens oppure Osimhen? Tutti e due. Tutte e due, mi dici un po' la tua... Cioè, è una partita col Barcellona, parte dal presupposto che hai perso, no? Perché il Barcellona... Oddio, questo Barcellona, certo, come... No, certo, sono d'accordo che non è più il Barcellona, però il nome Barcellona è un grande nome. Certo, allora, certo, siccome parti già svantaggiato, fai giocare una squadra che magari li può mettere in difficoltà. 2 punti. Ok. Alfonso Benincasa ti chiede: il rendimento di Zielinski è calato nelle ultime settimane con Osimhen in campo? E che c'entra Osimhen? Sento, che c'entra Osimhen? Dillo ad Alfonso. Con Zielinski, no? Sento, allora, Zielinski è un giocatore che gioca subito dietro gli attaccanti, ma secondo me non ha quelle qualità dell'ultimo passaggio. Io Zielinski, quando sta bene fisicamente, lo metterei come uno dei due mediani, perché giocando dietro gli attaccanti non l'ho mai visto che ha fatto la differenza. Ciro Expo 79 dice: è giusto che l'Inter vinca gli scudetti pagando in ritardo gli stipendi e una squadra come il Napoli debba restare a guardare? Guarda, allora bisognerebbe avere tutti i conti. Allora, io leggo le dichiarazioni, ho letto le dichiarazioni di Marotta, e che ha detto che non è assolutamente vero che l'Inter non ha pagato, cioè, e gliel'ha detto, mi sembra, allo Tito o a qualcun altro. Quindi bisognerebbe avere bene i conti. Cioè, se io fossi la federazione, cioè, starei attento ai conti delle società e fare rispettare le regole. Chi non ha i conti a posto non si iscrive al campionato. La legge deve essere uguale per tutti. Claudia, che c'è? Questa sera anche un po' sensitivo. Secondo me il pensiero proprio di Spillo non era questo, ma era quello lì, sulla domanda. Ma guarda questi, vi risponderei con un proverbio napoletano: a morire a pavace sta sempre tiempo. Che è un po' quello che hai detto tu. Sì. È il suo retropensiero, il suo pensiero. Sì. Dario Mazzone invece ti chiede: da ex interista, ti farebbe più male perdere lo scudetto contro il Napoli oppure contro il Milan? Ta-dam. Che domande. Mi farebbe più male perderlo col Milan. Cioè, allora, io ho giocato tanti anni nell'Inter, sono interista. Qui lo dico e qui non lo nego. Se lo scudetto non lo dovesse vincere l'Inter, spero che lo vinca il Napoli. Oh! Anche questo è un po' sensitivo, e secondo me la risposta era questa qua: fammi grattare, questa è proprio una gufata, ma perché lo dobbiamo perdere? Fammi grattare, perché questa è proprio... perché lo dico con sincerità e lo penso. Ma io ti amo, però ti dico una cosa: Pistocchi! Una cosa, hai capito? Avete una domanda per Spillo Altobelli?
Una domanda dal pubblico c'è, cioè, la volete fare? Io scusa, Ciccio, una considerazione, fa piacere la riabilitazione completa di Osimhen. Cioè? Ma sì, è stato... No, dai, per favore, no, non ricominciamo. Non ho capito. Per favore, non ce la possiamo fare. Non ho capito. Scusa. No, no, ma no, okay, mi fa piacere la riabilitazione di Osimhen. Non è più il Napoli non ha bisogno di un altro centravanti, va bene questo? Allora lo rispiego perché magari per quelli che no, no, ti prego, no, mi sto... aiutami anche tu. Io ho detto semplicemente che se Osimhen magari avesse fatto più gol, no? Certo, il Napoli l'anno scorso era in Champions e quest'anno magari era più avanti, allora, e dava più fastidio. Siccome abbiamo... Aspetta, vai Alessandro. Spillo, senza barba, proprio completamente senza barba, secondo me tu potresti essere lui. Guarda un po', guarda un po'. Secondo me senza barba assomigli. Adesso arriva. Magari, magari assomiglio un po', assomiglio un po', pochino, un po' si assomiglia, magari dai. 65 con 20 faccio il cambio subito. È vice di Inzaghi, sì, è andato in panchina sabato, sì, esatto. Allora, grazie subito per questo momento, Spillo. Grazie, Spillo, grazie. Allora io ho una domanda da fare. Allora, che com'è la situazione adesso? Che cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo adesso fare GLG. E poi faccio bolletta. Una domanda a Gianluca Di Marzio sul mercato del Napoli. Conte. Buonasera. Allora, prima di fare un giro finale su Napoli-Barcellona, insomma, su questo confronto di giovedì, però, insomma, c'è Gianluca, non possiamo non approfittare della sua presenza e della sua competenza, perché, diciamo, è chiaro che è ancora molto presto, però le squadre si cominciano già a muovere ora. Che notizie hai sul fronte Napoli? Dove si sta rivolgendo in difesa, centrocampo, attacco? C'è qualche cosa che bolle in pentola? Ma la trattativa, quella diciamo più vicina alla conclusione, è quella che riguarda Oliveira del Getafe, che è un esterno sinistro. Il Napoli ha una esigenza anche numerica di dover intervenire lì, perché Ghoulam ha il contratto in scadenza, non credo che verrà rinnovato. E quindi il Napoli ha bisogno assoluto di prendere un esterno sinistro. Già negli ultimi giorni di gennaio aveva cercato di anticipare questo trasferimento. Se fosse andato in porto, posso dirvi che Ghoulam sarebbe andato al Bologna. E poi invece il Getafe ha detto di no, e quindi i due, cioè se il presidente pensa, come credo, che una figura come Mertens, al di là di quello che può dare ancora in campo e può dare ancora in campo, sia comunque una figura importante per lo spogliatoio, per i giovani in arrivo, per la gente stravede per Ciro come persona, non solo per quello che ha fatto in campo. Ecco, sinceramente mi dispiacerebbe se non si arrivasse a continuare questa storia d'amore, visto che siamo a San Valentino, quindi mi auguro che ci siano i presupposti perché i due possano rimanere. Anche perché insieme. Sennò deve comprare comunque un attaccante. Vabbè, no, però in effetti... Eccole qui, le scadenze. Con le scadenze, insomma, ci sono parecchie cose che bollono, perché rinnovare o meno significa un'altra integrare. Priorità, credo, sarà quella di... Sì, oltre al portiere sarà quella di riscattare Anguissa, cioè un giocatore che ha fatto molto bene da quando è arrivato e ha un prezzo, direi, insomma, di grande favore, perché 15 milioni per un giocatore come lui, un centrocampista come lui, vedendo i prezzi che ci sono per giocatori del suo livello, sembra che sia assolutamente poco. E poi dipenderà molto anche dal futuro di Koulibaly, di Ruiz, di Osimhen, cioè capire se arriveranno offerte importanti per questi giocatori e cosa vorrà fare il presidente. Anche perché con un anno ancora di contratto o glielo rinnovi o li vendi, se no poi dopo diventa dura. Allora, giro sull'Europa League, dai, iniziamo da Maurizio Pistocchi. Maurizio, com'è questo la sfida di giovedì? È una partita che non è facile, perché giochi al Camp Nou, dove loro sono bravissimi a allargare il campo, a giocare in ampiezza. Non è facile contrastarli, è una squadra che palleggia bene, ha lavorato bene Xavi, è una squadra che adesso sta facendo meglio, però è sempre un Barcellona che non è più il Barcellona di Messi, di Suarez e di Neymar, quindi è una squadra più abbordabile. Sono curioso veramente di vedere questa partita, perché si dirà molto anche sul futuro, cioè nel senso, se il Napoli ha intenzione di andare avanti giocherà una partita di sostanza, viceversa. Adriano, Spillo, Adriano, allora, facciamo prima lato destro e poi sinistro, vai. 4-3-3, basato ancora sul possesso palla, basato sui vecchi,
su Busquets, su Jordi Alba, su Piqué, cioè c'ha sempre la sua ossatura in difesa a centrocampo, De Jong che è un giocatore molto forte, e poi c'ha dei giovani. C'è una squadra che non ha via di mezzo, c'ha comunque Torres, Gavi, Pedri, tanti giovani interessanti. A mio avviso il tema è lo stesso che con l'Inter. Il Napoli vuol giocare col possesso palla, deve riuscire a dominare come vuole il suo allenatore in tutte le condizioni, in casa, in trasferta, con chi lo pressa, con chi l'aspetta, deve riuscire a fare la sua partita. Con l'Inter non c'è riuscita, per larghi tratti non c'è riuscita. Bisogna vedere se adesso col Barcellona riuscirà a gestire lei il possesso palla, perché ha preso 4 gol l'Atletico Madrid la settimana scorsa al Barcellona. Esatto. Cioè non riesce a tenere il pallone, questi ti fanno impazzire. Tu cambieresti disposizione per la partita con loro giocando col 4-3-3? Io giocherei anche io col 4-3-3. Bene, Ciccio. Ma dato in sofferenza nell'ultima partita, soprattutto è una squadra sicuramente che ha dei valori Barcellona, però sta un po' in guaiatuccio in difesa anche per degli infortuni che ha subito in questo momento. Quindi il Napoli che cosa vuole fare? Vuole tornare a casa. Dani Alves a destra. Sì, molto giovane. Vuole giocare con Osimhen, vuole giocare con Mertens dietro per tentare di fare un gol, perché poi la missione è quella, tornare almeno con un gol, e quello garantirebbe molto. Spillo. Dall'altra parte Spillo. Stavo guardando la classifica, Barcellona quarto, dicendo per quanto riguarda il campionato non ha più niente da dire, stavo guardando i gol segnati, cioè è una squadra che è quinta o sesta come gol segnati, sarà la terza o quarta anche come gol subiti, è una squadra alla portata del Napoli, questo è Barcellona. Prima, no? Questo è Barcellona, sì. Gianluca? Giallo? Dipenderà anche come Napoli se la vuol giocare, cioè capire che scelte farà Spalletti al di là del sistema di gioco proprio... come uomini, cioè farà un po' di turnover, penserà più a Cagliari, perché capire quanti cambiamenti farà dalla formazione base, secondo me quello sarà fondamentale, giocherà magari, non lo so, Demme, giocherà davanti magari un'occasione Petagna, non lo so, cioè capire quanti cambiamenti apporterà Spalletti. Certo. Però cambiare così significa fare un'altra partita, no, rispetto a quello. Secondo me partirà alla rovescia, partirà dalla formazione che è in testa col Cagliari e poi alla rovescia farà giocare mercoledì, giovedì quelli per che te, Ale? Giocare. Io spererei di vedere Mertens e Osimhen insieme, mi farebbe piacere rivederli in attacco per rendere felice anche Spillo, ovviamente, assolutamente, no? Ormai siamo una squadra. Allora andiamo alla rubrica finale di Gennaro Arpaia, perché poi ho qualcosa da dirvi di Farina. Intanto sì. Partiamo Gennaro Arpaia, partiamo che hai preparato per noi con il bello dei social, andiamo a vedere un po' quello che ha fatto la rete dopo Napoli-Inter. Questo a sinistra è Dzeko, che vedete sempre nelle partite. Quello a destra è la versione contro il Napoli, ricordando che da quando è arrivato in Italia ha segnato 5 reti, solo Immobile ha segnato di più al Napoli. E questa è la faccia dei milanisti dopo il pareggio tra Napoli e Inter di sabato sera. Ne hanno approfittato scalando la classifica, e poi si parla anche di San Valentino, qui con un bacio perugina abbastanza particolare: uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli, non c'è altra strada, e la firma in calcio è quella di Luciano Spalletti. Parlando però, Max, di San Valentino, oggi cerchiamo di celebrare anche questo 14 febbraio, noi della redazione del Bello del Calcio abbiamo provato un po' a immaginare quelle che potessero essere le coppie all'interno del nostro studio, del nostro parterre, partendo ovviamente dalla coppia che abbiamo immaginato per la tutta coppia, la serata. Perfetta. La coppia perfetta è quella tra Spillo e Attobelli. Vedo un Maurizio Pistocchi abbastanza preoccupato. Vediamo anche se ce n'è per te. Vediamo. No, c'è per Bacconi sicuramente, che qui in questo caso è con Ospina. Con Ospina. Lui ne approfitta sempre. Scusa, la puoi fare una anche per me? Bacco, visto che ci dopo sei. Dopo ve le facciamo avere sul gruppo, ok? Sul gruppo grazie. Del Bello del Calcio, che e non a proposito, vi racconto. A proposito di Maurizio Pistocchi, abbiamo provato a immaginare quale potesse essere il suo Valentino. Per chiudere, e volevo dirvi che questa non è una grafica photoshoppata, questa è la verità, è una foto di questa mattina che la nostra redazione è riuscita a carpire. Perché, caro Ciccio, purtroppo siamo arrivati a casa tua. No!
E c'è anche la foto sul letto, Ciccio. C'è anche la foto sul letto, qui non l'avevi ancora rivolta verso il muro, ma questa è sicuramente la coppia più bella di questo San Valentino. Eh sì, è Marolda Spalletti. Rubrica finale che c'è ogni lunedì sera. Finiva a letto, invece non si capiva. No. Parliamo invece di Farina. Di San Valentino, vorrei far vedere se la regia ce l'ha, manda un'immagine, ce l'avete per favore, perché oggi abbiamo dedicato questa intera serata al tuo papà Gianluca Gianni Di Marzio, il nostro grandissimo mister Gianni Di Marzio, e dall'altra parte mi è arrivata una foto di Tucci, dice un abbraccio e buon San Valentino da Gianni e da me. E io ho scritto alla tua mamma dicendo parla come se lui fosse qui, perché noi lo facciamo anche noi. Ci manchi tanto Gianni e Tucci, vieni a trovarci quanto vuoi. Ne approfitto per dire che martedì prossimo, in occasione del trigesimo, nella chiesa San Giuseppe alla Riviera di Chiaia, ci sarà una santa messa per ricordare papà. Ringrazio Carmine della pasticceria La Rocca che ha fatto di tutto per organizzarla, e quindi tutti quelli che vorranno salutare, insomma, ricordare papà alla torretta lì nel suo quartiere a Napoli, potranno essere lì, e ci auguriamo, insomma, che papà possa dare un bacio a tutti a San Valentino. Da dove si trova oggi? Gianlu, grazie di essere stato qui con noi stasera. Io saluto e ringrazio Smart Studio Showroom. Grazie Michele, tutte le meravigliose ragazze, grazie a tutto il pubblico e agli ospiti. Massimo Cavuti, Claudia Mercurio. Martedì, martedì prossimo. Appuntamento a martedì prossimo. 22.